l'hai fatto. Cercarti per creare insieme a te. Il teatro è la cosa impossibile da attuare. Fare teatro sul serio significa sacrificare una vita. Io credo che il teatro nasca da una grande preparazione. È stata tutta una vita di sacrifici, di rigore e di gelo. Io sono particolarmente interessato a tutto ciò che tende ad allargare i confini e i limiti del teatro. Il teatro per me è il luogo della libertà totale. Non devi avere confini, è il regno dell'utopia, è il regno del sogno. Un nuovo spettacolo è aprire i pori. Il teatro vive meglio delle altre arti. Pensavo che l'arte era l'unica possibilità di vivere. Se non so fare nient'altro che recitare. Recitare significa dimenticare di recitare. Bisogna che il pensiero coincida con la parola, ma nello stesso istante. Sto mentendo, sto recitando, sto dicendo la verità. Credo che il segreto della recitazione è di essere veri, cioè di non recitare. Bisogna avere una grande ricchezza umana dentro. Il teatro è un'immensa lezione per chi lo fa nel mentre che viene fatto. Se qualcuno viene a teatro per non pensare, passare un'ora per dimenticare o distrarsi, è meglio che vada a casa. E il teatro, l'arte in generale, non può fare a meno di non guardare quella morte, perché guardare la morte è per guardare meglio la vita. Meglio la vita, la vita. Ma il cuore. Anche stasera mi batte il cuore e continuerà a battere anche quando si sarà fermato.
Sono molto contento di poter aprire il ciclo di retroscena con te, non solo per la stima, per l'onore, insomma, ma anche perché sei un po' l'emblema dell'artista che dai limiti, dai malesseri, tira fuori sempre un'opportunità, un retroscena, potremmo dire. No, per me è un onore aprire una trasmissione che finalmente si pone il problema del teatro non come forma precostituita, ma come forma da scoprire. Carissimo Moni, caro Michele, sono passati quasi 11 anni. Era il 22 ottobre del 2007, la prima puntata di retroscena con te. Come siamo invecchiati. Eh sì, io sono diventato proprio vecchio in questi 11 anni. Capelli bianchi. E poi è come se fosse passato un'intera era. Che tristezza. Eh sì, è dura veramente. Vantarei. Molto. Omnia fugit. Certo, tempus fugit. Carpe diem. C'entra. Ecco. Certo. Carpe diem non c'entra niente. Le stagioni non sono più quelle di una volta. Quanta bella giovinezza. Sai che dissi queste cose delle stagioni a Mario Monicelli una volta, che sì. Disse: complimenti Moni, parli come mio nonno. Ah sì? Sì, ed è quello che sono diventato. Sì. Però la tristezza attanaglia il cuore, vero? Sì, sì, certo. E a tale proposito, io so che tu adesso, magicamente, mi tirerai fuori il tuo solito aneddoto Yiddish. Sì, sì. Aneddoto Yiddish pure, no, per favore, scusate, buonasera. No, è una festa, Michele, mi hai detto? Buonasera, scusate. I 10 anni di retroscena, sarà gioioso, tanti ospiti, maestro. Non è per lei, mi scusi, che con le lamentazioni, diciamo, ci sguazza. È che proprio mi aveva detto che ci sarebbero stati un sacco di artisti e io sono così felice di tornare nuovamente a calcare le scene di questo teatro meraviglioso. Aspetta. Tornare a calcare il palcoscenico dell'Argentina? Sì. E quando ci sei stata prima? Per salutare gli artisti si passa proprio di là. Ah, okay. Comunque adesso sta facendo, perché lui voleva Fazio su questo palcoscenico stasera, ma mi dispiace, c'è stato un equivoco qui pro qua, e ma, quindi devi avere Beatrice Fazzi. Hai risparmiato pure una vocale. Caduta la telefonata sul Fazzi. Sì, mi hanno detto com'è andata, appunto, mentre parlavate, dicevi voglio Fazzi, è caduta la linea e ti sono rimasta io. Ma vabbè, adesso diamo inizio a questa bella serata, c'è un primo ospite. Hai ragione, via la nostalgia, Moni, ci rivediamo dopo. E allora a questo punto diamo inizio alla serata Viva il Teatro attraverso... Sì, ci portiamo via le sedie, scusate. Aspetta. E attraverso un amico di retroscena, un artista che ovviamente non è qui con noi fisicamente, ma ci teneva a lasciare il suo messaggio, che è anche un bello spunto di riflessione. Seguiamo. È andato il maestro? Sì, porta la sedia, non ti preoccupare. Allora, dunque, io penso che tutti quelli che hanno fatto almeno un laboratorio teorico o pratico di teatro saranno incappati in qualcuno che gli ha detto che nelle lingue straniere, in francese, in inglese, in tedesco e in altre lingue, non viene utilizzato il termine recitare, bensì viene utilizzato il termine giocare, no? Play, jouer, eccetera. E questo per molti motivi, insomma, viene ripetuto per dire anche che appunto il teatro è un gioco, che però ha delle regole, eccetera, eccetera. Io invece vorrei in qualche maniera spezzare, insomma, una lancia a favore del verbo recitare, che detto così è un po' vecchio e noioso, però in realtà fa parte di una famiglia dei verbi molto più interessanti, quelli che hanno in comune la radice, l'etimo greco del verbo kineo, che significa appunto muovere, smuovere, mettere in movimento, quindi è un verbo di movimento recitare. E i parenti stretti di recitare sono infatti verbi come eccitare, suscitare, incitare o addirittura resuscitare, per cui insomma verbi che muovono molto, insomma, muovono pure i morti dall'aldilà, li portano in vita. Per cui, visto così, questo verbo recitare, insomma, già mi sembra più interessante che non il verbo noioso, insomma, un po' impolverato che normalmente, diciamo, ci viene in mente quando pensiamo al recitare. Ma c'è una particolarità rispetto appunto a incitare, eccitare, eccetera, eccetera, il verbo resuscitare, che è questo reiniziare, insomma, che indica proprio la ripetizione, cioè questo continuo muovere che è il recitare.
Per cui a retroscena io i miei auguri li farei dicendo in bocca al lupo, in bocca al lupo, in bocca al lupo, in bocca al lupo, in bocca al lupo. E allora buonasera. 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 Viva il teatro. Buonasera. Viva il teatro. C'è una psichiatra in sala, di sicuro, lo so, eccola. Che sindrome è questa da deficienza cognitiva? Ma è stato scagno ad avercelo suggerito. Sì. Allora va bene. Buonasera, viva il teatro, quindi benvenuti, bentrovati. Presento i miei compagni di viaggio su questo palcoscenico, Beatrice Fazzi. Buonasera. Come avete capito, che in realtà io volevo lei, cioè non è vera questa cosa di Fazio, Fazzi, per carità. E insieme però c'è un'altra presenza femminile, non è solo lei, ma la puoi fare, ecco, ci raggiunge Gabriella Compagnone. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, andiamo un po' più avanti. Gabriella Compagnone è ormai, io la chiamo la mascotte di retroscena, perché sono 4 anni che ti ho chiamato in causa. E la cosa interessante è che lei all'inizio, quando io gli ho chiesto, insomma, di collaborare con le sue magnifiche originali creazioni sulla sabbia per retroscena, lei mi ha chiesto e mi ha detto subito: va bene, ma io che ci azzecco con retroscena, che ci azzecco con il teatro? A che io gli feci capire la cosa in maniera molto semplice e dissi che il suo disegno sulla sabbia è come lo spettacolo teatrale, ovvero, perché lei alla fine che cosa succede quando tu fai un disegno? Poi dopo? Che poi dopo sparisce. Lo cancelli. Ecco. E il disegno sulla sabbia è come lo spettacolo teatrale, sparisce alla vista, ma? Ma resta nel cuore. Ecco, l'hai imparata. Sono 4 anni che mi chiedete di sta cosa. Dico sempre queste cose. Però Gabriella Compagnone, adesso voi la vedete qui che fa con le sue ditine, insomma, tutte queste cose carine. In realtà lei poco fa stava a cambiare i pannolini del figlio, vero? Ecco, perché anche lei, è una mamma, le stesse mani, sempre bravissima. Va bene, grazie Gabriella, puoi andare a lavorare. Vuoi darmi il microfono? Sì. Grazie. E c'è un altro ospite, sì, che sarà con noi qui, il nostro compagno di viaggio, un attore, regista, umbro, ma non ombroso, che ha una peculiarità pazzesca. Cosa sa fare? E lui sa praticamente improvvisare in ottava rima su qualunque argomento, qualunque parola, qualunque spunto. Lui è in grado di improvvisare, appunto, dicendo però cose senza senso, non sciocchezze come saremmo capaci di fare tutti noi. E lui si chiama Gianluca Foresi. Grazie Gianluca. Buonasera. Grazie a voi. Bene Gianluca, noi abbiamo fatto già altre esperienze anche più, insomma, sì, dense a tale proposito, però insomma questa è la tua prerogativa. Devo dire che sei anche un grande cultore della lingua italiana, va bene? Sono un grande cultore della lingua italiana ed è per questo sono sceso da questa pedana, ma l'emozione, devo dire, è grande e grossa, che mi sembra di stare nei leoni e nella fossa. Non era programmata, ve lo assicuro, anche se voi pensate il contrario, tant'è vero che adesso volevo mettere in atto un esperimento dal vivo che ci dà questa dimostrazione, ovvero tu di quante parole hai bisogno per improvvisare? Ma io adesso, se tu mi lasci fare, visto che sono vestito non certo da giullare, posso andare in mezzo al pubblico presente e poi alla fine si sente quali saranno le parole che verranno scelte e io le dirò tutte quante le svelte. Bene, so se... okay. Allora, piano, sì, piano. Vabbè, chi vuole dire, sì, qualcosa? Bastano 3-4 parole. Allora, ci penso io? No, tu no, non c'entri niente. Allora, anche perché con Fazzi, con Fazzi vengono fuori delle rime strane. Beh, evitiamo. Beh, ecco, alzato la mano lui per primo, adesso io francamente molto ti stimo. Tiella, mi raccomando, sollevata, così che ti veda tutta quanta la brigata. Ora io chiederei anche a questa gentile signora con la criniera bionda se la può tenere in alto, così anche lei mi asseconda. Ecco, adesso quel signore, invece con la maglietta, una persona senz'altro bella, quello che tiene con la mano destra anche la stampella. Ok, perfetto. Adesso anche lei, signorina, che sta qui al Teatro Argentina, se può sollevare la sua manina. Allora, iniziamo adesso, come vedi, con molto tatto. Io ho preso delle persone che sono in numero di 4. Sì. Or lei mi può dire la prima parola che ha pensata, mi raccomando, non ci metta tutta la serata. Ennesimo, ecco, avevo un'altra serata da un'altra parte. Grazie, grazie, no, veramente ci sono sempre dei personaggi, no? Ennesimo, vuole cambiare la parola? No, perfetto. No, allora, il secondo che ho chiamato è la sicuramente adesso per questa sera, magari ho scelto pure una ragazza straniera. No, mia figlia. Ennesimo. Ah, è la figlia, sì, con la quale non ho l'emore, veramente ha preso tutto della madre, non dice anche l'epore. Bravo. Grazie. Vabbè, grazie, credo che abbia dato. Aspetta, no, vuoi farlo proprio? Ennesimo.
il teatro ennesimo prosciutto, una parola italiana, almeno quello. No, diversa da prosciutto. Camera. Oddio mio, che guai. Ennesimo prosciutto, camera. Castello. 4. Ennesimo prosciutto, camera. Castello. Ennesimo prosciutto, camera, castello. Vabbè. Questo momento lo abbiamo tenuto a battesimo, ma sicuramente non sarà l'ennesimo. E ti devo dire che ancora non è successo tutto, ma spero che a cena ci andremo a mangiare il prosciutto, se no alla fine la mia moglie mi si inalbera e non mi fa fare qualche cosa in camera. E il momento non sarebbe bello, mi sentirei un prigioniero dentro al castello. Grazie, bravo. Gianluca Foresi. Grazie. Aspetta, dico soltanto che lui sarà il nostro grillo parlante. Ascolterà con grande attenzione quello che succede su questo palco e ogni tanto farà qualche incursione, attenzione, sono bravo. Bravo. Per sintetizzare un po' quello che sta avvenendo. Grazie Gianluca. Grazie a voi. A più tardi. Grazie. Allora, Michele, io ho delle domande da farti. Una sola perché già abbiamo bruciato. Allora, com'è nata la tua passione per il teatro? Allora, in principio ci fu, ma non è che la prendo da lontano, in principio ci fu l'Edipo Re di Sofocle portato alla maturità classica nel 1980 e è lì che ci fu l'innamoramento proprio intellettuale con il teatro e decisi di cominciare a studiarlo. Poi dopo quello emotivo venne dopo, ma te lo dico un'altra volta. E perché poi sei riuscito a portare la trasmissione Retroscena a TV 2000, come? La genesi di questo rapporto, questa relazione? Questo rientra nei misteri della vita. La genesi di TV 2000 risale, cioè di Retroscena risale ovviamente a 10 anni fa, prima c'era un altro programma che ha fatto un po' da prodromo, ma non è stato facile, nel senso che bisognava vincere dei naturali e oggettivi scetticismi legati proprio all'incompatibilità che all'inizio c'era fra il mondo della televisione e quello del teatro. Però guarda, in realtà sì, andò in un modo ben preciso. Io adesso voglio proporre a te e ai nostri spettatori qui in sala un filmato che abbiamo ripescato dagli archivi di Retroscena di TV 2000 più che di Retroscena. È molto vecchio, insomma, quindi un po' deteriorato, praticamente anche scolorito, ed è in qualche modo sintetizza quello che avvenne quando io andai a proporre il programma al direttore, insomma, comunque a TV 2000. Vediamo.
Ed eccoci, sì. Vabbè, ovviamente l'avete capito che non è andata proprio così, è una parodia, insomma, è qualcosa di esagerato, però era giusto per sorridere su a volte le difficoltà che bisogna saper superare con volontà e capacità di persuasione. Volevo ringraziare a tale proposito chi ha dato, chi ha collaborato a questa, a questo divertimento, ovvero Pierluigi Astore, Melania Giacò, Giovanni Masobello, Stefania Pedna e il cane Asci. Ma perché hai scelto il Teatro Argentina per festeggiare questi 10 anni? Ecco, guarda, qui arriviamo invece al rapporto emotivo col teatro, diciamo l'epifania emotiva, perché c'è una ragione ben precisa, a parte insomma il prestigio di questo teatro, il Teatro di Roma, il Teatro della Nazione, ma c'è un episodio che risale questa volta a qualche anno dopo, l'83-84, e in cui io venni a vedere uno spettacolo di il Caligola di Camus con protagonista Pino Micol, e stavo lì in piccionaia perché non mi potevo permettere di comprare il biglietto e prendevamo i biglietti della Clac, da Bice, vero? Era Bice. E quindi vidi questo spettacolo, rimasi folgorato. Io non lo so se era veramente qualcosa di straordinario, so soltanto quello che provai io, cioè il desiderio proprio di tuffarmi sul palco e di essere completamente assorbito da questo mondo. Ecco, così. E ti va se ringraziamo adesso i fautori di questa serata, li facciamo salire assolutamente sul palco? Sì, direi, allora, che dopo inviterei il direttore del Teatro di Roma e della Nazione, Antonio Calvi, e il nostro direttore di TV 2000, Paolo Ruffini. Prego. Allora, io dico subito una cosa prima di dare loro la parola, e cioè, ecco, benvenuto direttore, benvenuto. Io spero, prego, che, spero che il direttore Calvi abbia notato la mia sensibilità, ovvero io sono in smoking ma non ho messo il papillon, per una ragione ben precisa, non potevo competere. Per cui assolutamente, arbiter eleganze, quindi non potevo competere, allora mi sono messo la cravatta, va bene, prego. Ti ringrazio, però il teatro è anche un rito, quindi questa sera si festeggia questi 10 anni, ma si festeggia il teatro tutto, quindi grazie di essere qua e grazie di aver scelto questa location, è brutto il termine location, e il teatro, uno dei più antichi teatri d'Italia, 1732, più antico della Scala, di questo dobbiamo essere orgogliosi. E lo considero un teatro molto più democratico perché, come vedete, non ha il palco reale. Uh-huh. E questo, come dici, ci fa onore. E il teatro è un'arte straordinaria. Io lo considero un parlamento sociale. C'è il parlamento politico e c'è il parlamento poi delle arti. E le arti sono fondamentali per capire che cosa ci succede tutti i giorni. Per cui, per me, insomma, se non è sparito il teatro in questi migliaia di anni, una ragione ci sarà. Ad Atene, ai tempi di Pericle, ci andava un terzo della città, 50.000 erano gli abitanti di Atene e 15.000 erano i cittadini spettatori che andavano al teatro scavato nel teatro di Dioniso nell'Acropoli. Questo vuol dire che noi abbiamo bisogno di questo specchio. E più lo specchio è sincero e più ci fa tornare a casa più ricchi. Ronconi diceva che il teatro è un'esperienza di conoscenza, e il grande Peter Brook, che abbiamo premiato su questo palcoscenico con la Lupa Capitolina, che è il massimo riconoscimento della città, dice il teatro è lo specchio delle società, delle comunità, e gli specchi non hanno bisogno di cornici dorate. Quindi io credo fortemente nel teatro come verità. Quest'anno abbiamo scelto questa immagine di una donna col teschio, mi dispiace, ma ricompare. E lo slogan è il teatro, le forme della verità. Grazie al direttore Calvi. Io devo anche aggiungere che una cosa ci tengo assolutamente a dirla: quando abbiamo chiesto ospitalità al Teatro Argentina di Roma, non abbiamo fatto in tempo nemmeno a formulare l'intera domanda, che c'è stata un'adesione assoluta, spontanea e sincera, come vedete. Grazie. Anche perché il rapporto tra teatro e televisione deve essere più stretto. Voi avete una bellissima trasmissione, spero che questo serva anche alle altre reti, perché sono due medium fondamentali. Certo. La televisione raggiunge
migliaia di persone, ma anche i milioni di biglietti che si staccano ogni sera a teatro ci dicono che il teatro è importante, è vivo e che il dialogo tra i due mezzi deve essere ancora più prolifico, direttore. E a proposito di dialogo fra i due mezzi, abbiamo qui Ettore Fini, che naturalmente non era... Non ero io. Non era lui, non era stato evocato, ma non c'entra, non c'entra niente. Io voglio dire questo, che quando Michele ha avuto l'idea di questo evento, no? Lo abbiamo pensato come un regalo a noi, festeggiare 10 anni, ma soprattutto un regalo al piccolo grande popolo che ama il teatro e che ama anche la buona televisione, che noi cerchiamo in qualche modo di servire con il nostro lavoro. E stasera, quando sono arrivato qui, ho visto così tante persone, e mano a mano che poi arrivavano le adesioni degli artisti che vedremo stasera, questa cosa è diventata un regalo per noi, veramente un grande regalo per noi, di cui io devo ringraziare tutte le persone che sono qui e gli artisti che hanno aderito, non solo perché siete così tanti di più di quelli che immaginavamo e temevamo, anche vi confesso, di non riempire un teatro così, così grande, ma perché è emozionante vedervi qui, è stato emozionante avere una così grande adesione agli artisti, perché tutto questo dà un senso al nostro lavoro e anche un senso alle nostre disillusioni, oltre che ai nostri sogni, perché ne prendiamo tante di disillusioni, una televisione così piccola, potete immaginarlo, però tutto questo ci aiuta ad andare avanti e ridà un senso ad una cosa che è la condivisione della bellezza, la condivisione del pensiero. Sappiamo tanto quanto ce n'è bisogno in questo momento, e ridà valore alla parola condivisione, che la televisione ha ridotto una parolaccia, come sapete share vuol dire condivisione, e lo share sapete quanto altro significa per la televisione, quindi io ci tenevo soltanto a dirvi grazie e a ringraziare Michele, perché senza di lui non saremmo qui, perché è stata una scommessa che pareva impossibile, quindi grazie Michele, grazie Beatrice, grazie a voi. Grazie. Allora, vi riprendiamo i microfoni. Sì, almeno faccio qualcosa di utile. È arrivato il momento. Sì, è arrivato. Scusa, giusto. Del primo artista in gara. Aspetta. No, sbagliato? Ah, non si, è Sanremo. Si fa trascinare dall'emozione, dall'entusiasmo. No, non c'è nessuna gara, no. Beatrice, non è una gara, non è Sanremo, è una condivisione, l'ha detto adesso il direttore, ah, è una condivisione di persone, di artisti, amici che vogliono dare un omaggio, anche un motivo di riflessione attraverso la loro arte. Non c'è nessuna gara, va bene? Bene. Oh, dai, forza, e quindi? Andiamo avanti. E quindi, se non c'è un artista in gara, chiama l'artista in causa. Marco Baliani! Oh, finalmente. Quando veniamo travolti da una passione, ce ne rendiamo solo conto quando le cose sono già andate avanti. Ed è difficilissimo raccontare la passione che ci ha travolto. Veniamo appunto travolti. Veniamo travolti, la passione si impadronisce di noi, poi ci illudiamo che siamo noi a impadronirci di lei col tempo. Ma quando è cominciata una passione? Quando è il momento in cui è scattata quella strada, quel percorso? Qual è stato il crocicchio, il trivio, il quadrivio? Dove stavamo? Spesso, per quello che riguarda la passione amorosa, per esempio, si risolve il tutto dicendo è stato un colpo di fulmine. Una frase un po' banale, in parte, come vedremo, non è affatto banale, ma è stato davvero un colpo di fulmine, è stato un tuono, c'era uno schianto, un rimbombo, o era qualcosa di più sottile, era una lama piccola, era una puntura, era un ago che si infilava. È difficile risalire all'inizio della passione, bisogna mettersi lì e tentare di ricordare, di riandare molto indietro nel tempo rispetto a quando è attaccata. Tutto questo per dirvi che io stasera sono qui per raccontarvi come è cominciata la mia passione erotica per il teatro. È cominciata lassù, all'ultimo, qui adesso non lo vedo, eccolo là, ecco, l'ultimo proprio all'estremità della piccionaia, non so se si chiama piccionaia. Credevo e credo fosse qui, non so adesso se era qui al Teatro Valle, era a Roma, però secondo me era qua. La scuola ci aveva portato a vedere Amleto di Shakespeare. Naturalmente l'insegnante aveva ci aveva fatto leggere Shakespeare,
era l'insegnante di inglese, cioè aveva fatto legge in italiano. Per 4 anni io ho fatto inglese con una professoressa che ha parlato sempre solo italiano. Quindi sono uscito dal liceo che di inglese non sapevo nulla. Cioè, avevamo letto il testo e abbastanza insopportabile. Un testo teatrale non si legge. Nessuno, credo, la sera prima di dormire si mette a leggere un testo teatrale. Solo dopo, facendo teatro, ho capito che quel testo non sono delle parole da leggere, sono delle parole da agire. Allora uno comincia a divertirsi. Quindi ce le faceva leggere e siamo andati a vedere questo Amleto. Ci hanno portato tutta la casa. Io mi sono messo là perché dovevo pomiciare, questo era il vero obiettivo. E al nord si dice limonare, a Roma si dice pomiciare. Avevo una fidanzatina, stava in 2 classi sotto di me, sotto la mia, io stavo in 4ª liceo e stavo lassù. E naturalmente non ho visto nulla di tutto lo spettacolo dell'Amleto, cioè mi occupavo d'altro. Ci toccavamo, ci baciavamo. Vabbè, da lassù la scena era fatta, c'era un sipario nero molto grande qua, sipario, adesso dico una quinta, tutte parole che allora non sapevo. Comunque, c'era una cosa nera qua e un'altra cosa là. Stando là, a un certo punto, durante un amplesso un po' più spericolato, anche perché dovevamo stare al buio per poter fare le nostre cose, noi potevamo esporci troppo, se no gli insegnanti ci vedevano, a un certo punto io la testa mi va fuori dalla balaustra e vedo cosa sta succedendo qua dietro. Ero solo io che potevo vedere quella cosa lì da lassù, tutto il resto del pubblico non lo poteva vedere perché c'era una parete. E lì vedo che c'è una persona, un attore, che ho già visto prima, ma non mi ricordavo bene cosa faceva, e che ruolo avesse, che personaggio è. Cioè, sta lì, è abbastanza normale, sta lì così, e io dico, che sta facendo? Sta aspettando qualcosa? Poi a un certo punto, di colpo, fa così, si prende i capelli e fa, poi fa così. Nessuno del pubblico ha visto questo, Solo io. Stava facendo dei gesti evidentemente a qualcuno che stava da quest'altra parte. Per forza, perché io resto affascinato. Mi dimentico della fanciulla e dico adesso vediamo che succede. Al massimo di questa agitazione entra di corsa e dall'altra parte entra un altro ugualmente esagitato. Ed è il duello di Amleto con Laerte verso la fine dello spettacolo, ormai era finito, poi c'è l'eccidio, la catastrofe, la punta avvelenata. Da quel momento resto con gli occhi appiccicata alla scena e non parlano con un linguaggio shakespeariano, parlano un linguaggio cispadano assurdo, perché non era l'Amleto, era l'Ambleto di Testori. Quell'attore lì era Franco Parenti, questo di qua era Flavio Bonacci, questo l'ho saputo dopo. Avevo 17 anni, 16-17, ci sono voluti altri 6 anni prima che cominciassi a praticare teatro, ma l'imprinting è stato quello. Euripide dice che quando scocca la freccia dell'arco di Eros, l'effetto è duplice, cioè la felicità e il turbamento allo stesso tempo. E io credo che tutte le volte che mi metto a far teatro con tanti attori, con pochi, faccio regia, che io sono in scena da solo, insomma, ogni volta che mi risuccede esattamente la sensazione che ho visto, che ho provato guardando quello, una gioia estatica, come quando c'è un rapporto d'amore uguale, e al tempo stesso una continua paura che quella cosa finisca, che si commetta un errore, che ci sia un gesto sbagliato, una risposta data male, un'improvvisazione che non è in sintonia con gli altri. E quest'idea del turbamento e dell'eros è per me totalizzante, nel senso che quando comincio a fare delle prove teatrali io il sesso lo dimentico, l'eros dal punto di vista sessuale non mi interessa più, perché sono così catturato dall'eros in senso di passione, quello che sta avvenendo, che questo è quello che mi succede. Ma c'è un'altra cosa, l'altro imprinting fondamentale, che quello proprio è stato un marchio. Io lì ho visto una metamorfosi. Questa è stata la cosa che mi ha sconvolto e continua ancora oggi a sconvolgere. A me quello che interessa di più in tutto il lavoro attorale è il momento in cui delle persone diventano personaggi.
che poi arrivino in scena e facciano lo spettacolo, vabbè, quello è il finale, va bene, si deve fare, ma tutta la parte laboratoriale di ricerca, di prove, in cui accadono 300 trasformazioni che gli spettatori non vedranno mai perché ne vedono una sola, anche se bella e completa e multiforme e diversificata, tutto il resto di quello che avviene lì, e questa è la cosa interessante, è per me meravigliosa, e resta la meraviglia di aver visto Franco Parenti trasformarsi in una bestia. Grazie. Grazie Marco, vieni qua, vieni qua. Grazie a Marco Bagliani. Scusami, è bellissimo quello che hai detto, affascinante, emozionante, cioè proprio, però devo sottolineare una cosa e precisare una cosa. Secondo me hai fatto riferimento allo stesso Loggio Piccinella, dove ero anche io lì. Io volevo sgombrare il campo da qualunque equivoco, non stava con me. No. Cioè, no, ci tengo a dirlo perché l'hai indicato, era proprio quello. Allora, cioè, era l'83 quando io sono andato, tu che anno era? Meglio 83, dirlo, dichiaralo perché non si sa mai. No. Allora, bene. Io volevo chiedere una cosa. Sì, se fossi, per assurdo, il direttore del Teatro Argentina, io, e vabbè, le dicessi, maestro, che nella prossima stagione... Maestro, bellissimo. Nella prossima stagione c'è la possibilità di rappresentare qualcosa di suo qui, ci sarà. Ecco, lei che cosa ci... proporrebbe? Cosa proporrei al direttore? Sta lì. Sì. Vabbè, ma dopo si parla, che occasione strepitosa non capiterà mai più. Mi piacerebbe fare Hotel Savoy di von Horvath, che è un romanzo, però non è un testo teatrale. Va bene. Lo facciamo? Lo facciamo? Sì. Servono 35 attori circa. Sì, okay. Va bene. Arrivederci a Marco Bagliani. Grazie, grazie. Bene. E a questo punto passiamo da un Marco a un altro Marco, da un narratore, perché ovviamente come sapete Marco Bagliani è nato anche, comunque ha avuto grande successo nel teatro di narrazione, a un altro narratore che però stava provando con Gabriele Vacis e quindi non poteva raggiungerci, però ci teneva a salutarci in questo modo. Sto parlando di Marco Paolini. Dieci anni di retroscena, provando a raccontare non solo quello che si vede sul palco, ma quel che ci sta dietro, no, in retroscena, quelli piccanti, il teatro da questo punto di vista è meno eccitante del cinema. Però il mestiere, la bottega, la fucina, il laboratorio, magari anche l'idea che ci sta prima, pensando che tutto questo possa ancora trovare un ascolto. Complimenti. Perché anch'io penso che il teatro non sia un monumento, non sia Pompei, non sia un bene culturale. Più semplicemente è una cosa che fa parte di ogni giorno. È difficile immaginarlo quando ci si sveglia al mattino, in un tempo così, che ci sia anche il teatro. Ed evidentemente io mi sono appena svegliato. E il teatro fa parte di questa giornata per me, e grazie a voi forse anche a quella di qualcun altro. Grazie e auguri. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccatore, forbendola a capelli del capo che li avea di retro guasto. Poi cominciò: tu vuochi rinovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando tria ch'io ne favelli. Ma se le mie parole esser di insieme, che frutti infami al traditor ch'io rodo, parlar e lacrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quand'io t'odo.
Tu devi saper chi fui, Conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri, or ti dirò perché i son tal vicino, che per l'effetto di suoi mai pensieri, fidandomi di lui, o fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi aver inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio, dentro dalla muda, la qual per me ha il titol della fame, e che conviene ancor ch'altrui si chiuda, m'avea mostrato per lo suo forame più lune già, quand'io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva me maestro e donno, cacciando il lupo e lupicini al monte, perché i pisan veder Lucca non ponno, con cagne magre, studiose e conte, gualandi con Sismondi e con Lanfranchi, s'avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi pariano stanchi lo padre e figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fender li fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra il sonno i miei figlioli che eran con meco, e domandar del pane. Ben sei crudel, se tu già non ti duoli, pensando ciò che il mio corso annunziava. E se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti, e l'ora s'appressava, che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava, e io sentii chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso a miei figlioi senza far motto. Io non piangea, si dentro impietrai. Piangevan elli, e Anselmuccio mio disse: tu guardi, sì, padre, che hai? Perciò non lacrimai, né risposio tutto quel giorno, nella notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscio. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, ambo le man per lo dolor mi morsi. Ed ei, pensando ch'il fessi per voglia di manicar, di subito le borsi e disser: padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni, e tu le spoglia. Quetami allor, per non farli più tristi, lo dì e l'altro stemmo tutti muti. Ah, dura terra, perché non t'apristi? Poscia che fummo al quarto dì venuti, gaddo mi si gittò disteso a piedi, dicendo: padre mio, che non m'aiuti? Quivi morì, e come tu mi vedi, vid'io cascar li tre ad uno, tra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi già cieco a brancolar sopra ciascuno.
e due dì li chiamai, poiché fur morti. Poscia, più che il dolor, poté il digiuno. Ermanna Montanari. Un carisma vivente, una donna con una voce che non si riesce ancora a capire, la stanno studiando, credo, vari foniatri, che non riescono a capire da dove proviene, dove risuona, no? Dai coturni fin su. Però di Ermanna Montanari ci siamo incontrati varie volte, potrei raccontare una serie di retroscena assolutamente privati, no? Legati a Netflix, ad esempio. Certo. Vero? Perché noi ci consigliamo le visioni, no? Ci mandiamo le mail, diciamo, ma l'hai visto questo, tu hai visto quell'altro? Vero. Bene, Marco Martinelli, suo marito, insomma, Teatro delle Albe, tifoso dell'Inter come me, non può, questo è un altro retroscena, vi dico, non può guardare la sua squadra amata dentro casa, perché... Non abbiamo la televisione. Non e non entrerà mai, quindi Marco Martinelli va nei peggiori bar di Ravenna a godersi la beniamata, va bene? Ma a proposito del Teatro delle Albe, io ho una curiosità, perché avete scelto la fotografia di un asino come rappresentante del vostro sito? È perché siamo degli asini, Siamo degli asini, ci piacerebbe avere la santità degli asini, saper volare come loro, abbandonarsi come loro, e noi tendiamo a quello, quindi l'asinità è il nostro motto, avere lunghe orecchie per un grande ascolto, come è questo teatro. Che bello, farà tesoro. Grazie Ermanna Montanari, grazie. Grazie. Allora Gianluca Foresi dov'è? Ah, dov'è? Gianluca. Gianluca Foresi? Sei chiamato in causa? Non se lo ricordava, eccolo, Gianluca Foresi. Grazie Gianluca. Sento che il pubblico mi stava aspettando. Sì, ma da grande voce. Per questo, mentre mi stavo ritirando, ho sentito l'applauso scrosciante, ma dopo l'emozione del grande Dante, francamente sembra che la rima non mi riesca a parlare dopo quella voce del conte Ugolino della Gherardesca. Bene, allora, vedete, è così, cioè, è vero, nel senso che non è un cyborg, è proprio vero. Lasciami dire solo una cosa, da persona brava, io non improvviso nella rima ottava, è una rima improvvisata che a volte viene baciata, ma non come Dante alternata. Bene, grazie. Grazie per la precisazione. Bene, e in maniera molto più prosaica, potresti presentare il prossimo filmato, che è il saluto di un altro amico artista, grande artista e soprattutto uomo di teatro, drammaturgo Stefano Massini, che ovviamente anche lui ci teneva a darci uno spunto di riflessione sul teatro che veicola la vita. E allora adesso, con una rima spero un po' meno saporita, vengo a far veicolare anch'io fra le dita la rima per il caro Stefano Massini, e lo dico a quelli seduti sulle sedie, a quelli sui gradini, son qui io come antico demiurgo a presentarvi il nobile drammaturgo. Bravo. Grande. Prego. Beh, 10 anni di teatro per la vostra trasmissione, alla quale faccio tanti auguri. Viene da dire che cos'è il teatro a distanza di 10 anni? Beh, il teatro è soprattutto oggi, secondo me, è imprevedibilità, è conflitto ed è contrasto, la bellezza dei contrasti. Oggi noi viviamo in un'epoca come quella dei social, nei quali appena qualcuno non la pensa come te, la prima cosa che facciamo è togliergli l'amicizia, come dire che noi vogliamo soltanto avere intorno chi la pensa come noi, chi la vede come noi, chi la sente come noi. Il teatro, viceversa, è il luogo in cui si va ad esplorare la posizione del diverso, la posizione di chi non la pensa come te, non la vede come te, di chi è diverso da te. Probabilmente il teatro è il luogo in cui si celebra la diversità, e quindi 10 anni di retroscena sono anche e soprattutto 10 anni di celebrazione della diversità. Quindi per questo più che mai tanti auguri. Era l'8 agosto del 1956, a Marcinelle, nel distretto minerario di Charleroi, crollava uno dei livelli della miniera e morivano 262 uomini, migranti italiani,
andati a lavorare in Belgio con Eugenio Di Rosuli, questo treno che risaliva l'Italia e infurnava passeggeri e li portava a lavorare tutti quanti nella vena 25, una vena di 25 centimetri a 1500 metri sottoterra. Misurava tanto quanto la lampada del caposquadra. Se entrava la lampada, entrava anche il corpo umano. Ma al mattino il lavoratore doveva pensare se entrare di pancia o di schiena, perché una volta dentro non si poteva più girare per tutte le 18 ore di lavoro. Questa è una delle ferite più drammatiche ancora aperte della migrazione italiana. E forse oggi più che mai bisogna ricordare i nostri migranti italiani che hanno lasciato questa terra non per piacere, ma per dolore, andando a trovare la morte un po' più in là. A tutti i nostri migranti italiani che sono ricordati soltanto in una stele lì davanti la piazza che accoglieva i lavoratori ogni mattina a Charleroi, per non rimanere solo uomini, ma per dargli la dignità di essere uomini e lavoratori. Questa è la storia De Turi Scordu, Surfataru, zolfataio di Mazzarino, che con Uceno di Lusuli si avventura verso un destino. Turi Scordu, surfataru, abitante a Mazzarino, con l'Uceno di Lusuli si avventura lo destino. Chi faceva a Mazzarino che ciavaglio non c'innera? Fici sciopero una volta e lo mesero in galera. Quattro ossa la moglie, quattro pece la sua casa, e la fame lo cercava con le carte di lusceri. Dall'ubergio invece travagliava giorno e notti, alla moglie ci diceva non mangiare favicotti. E dopo un mese di patire finalmente si decisi: moglie mia, piglia la roba, venite in nostro paese. E partero, ma te figli salutanno Mazzarino, le parenti più dappresso ci facevano festino. Lume nomi, Rosa Scordu, lo paese, Mazzarino, uniti, uniemo. Un ne vuole lo destino. Dopo Villa San Giovanni era quasi mezzanotte. Una radio a transistro a ricria Nichi e Ranni. Lava in mano un emigrante, suona musica di ballo. Un discorso d'un ministro, un minuto d'intervallo. Ecco le ultime notizie della notte. Una grave sciagura si è verificata in Belgio, nel distretto minerario di Charleroi. Per cause non ancora note è stato sconvolto uno dei livelli della miniera di Marcinelle. Il numero delle vittime è assai elevato. Ci fu un lampo di spavento. Cassicò lo sangue a tutti. Rosa Scordu sbarra l'occhi. Fuoco e lacrime s'agghiutti. Ecco il primo elenco dei cadaveri riportati in superficie dalle nostre squadre di soccorso. Appartengono a nostri connazionali emigrati dalla Sicilia. Natale Fatta, di Riesi, provincia di Caltanissetta. Alfio Calabrò, di Paternò, provincia di Catania. Raffaele Tillotta, di Villarosa, provincia di Enna. Salvatore Scordu, di Mazzarino. Mio marito, mio marito, mio marito, mio marito, mio marito, Rosa, chianci, e l'ognanta la carne si raffonna come lanci, e li figli con capisci, con capisci, con capisci, anniati a mezzo all'unne di giovani senza pisci, e li figli con capisci, con capisci, con capisci, anniati a mezzo all'unne di giovani senza pisci, la covata con la ciocca quando fu sopra l'uceno, non sapeva se era in cielo, si toccava lo terreno, lo paese di lontano, era chiano, era scinni, e l'uceno che volava senza ali e senza pinni, ogni tanto si fermava e infornava passeggeri, e mi grande sorfatare figli per le mugeri. E l'uceno che volava senza ali e senza pinni ogni tanto si fermava e infornava passeggeri. Emigrante surfatare figlie padre delle mogliere ogni tanto si fermava e infornava passeggeri. Emigrante surfatare figlie padre delle mogliere ogni tanto si fermava e infornava passeggeri. Emigrante surfatare figlie padre delle mogliere ogni tanto si fermava e infornava passeggeri. Emigrante surfatare figlie padre delle mogliere ogni tanto si fermava e infornava passeggeri. Emigrante surfatare figlie padre delle mogliere ogni tanto si fermava e infornava passeggeri. Emigrante surfatare figlie padre delle mogliere ogni tanto si fermava e infornava passeggeri. Emigrante surfatare figlie padre delle mogliere. Mario Incudine! Bravo! Grazie! Bravo! Fiorello ha detto di lui che è veloce come le avvertenze delle medicine. Allora, io e Beatrice Fazzi proviamo a sorprenderti. Sei pronta? Sì. Vai. Nato a Enna 37 anni fa. Attore, autore, cantatore, docente di canto e musica, regista, contista e polistrumentista. Innamorato della lingua siciliana e della cultura greca. Stop! Perfetto, meglio di me, assolutamente. Allora, la prima volta a teatro è stata quando?
Nel 39, il 30 gennaio del 1993 con uno Scarfalietto di Edoardo Scarpetta. Però la cosa più interessante è che lui cantare, per lui cantare l'amore è stata la prima cosa che gli interessava fare e che ha fatto a 6 anni, infatti già cantava sotto i balconi ai matrimoni per le spose, le serenate, ai funerali, ma sempre a pagamento, rigorosamente a pagamento, si faceva pagare. Nei funerali ero il più gettonato, veramente. La gente si prenotava prima, dice quando moro ma suonare tu. Invece dell'epitaffio chiedevano. E poi per lui è molto importante tornare ad utilizzare le parole per corteggiare e non la fibra ottica. Ecco, va bene, buon intenditor. E a proposito di corteggiare, sempre secondo Mario Incudine, ci sono una serie, ha fatto una serie di classificazioni di donne. Le donne ferrose. Guarda, cominciano a preoccuparsi. Non vedo qualcuna, allora, che dice. Quelle che hanno il suono dei tamburi. Non so, vabbè, non entro nei dettagli. Quelle delle tamurriate, delle pizziche da doppia corda a mandolino e quelle che assomigliano di più alle canne della zampogna. Allora, la domanda sorge spontanea. Quale? La signorina che è accanto, la signora che è accanto a te. Se dice la zampogna, che... mi vado. No. Ma ti spiego perché, allora. Perché alla canna della zampogna? Perché le canne della zampogna, pur essendo a paru, quindi significa che sono due, suonano con lo stesso fiato. Quindi io posso baciarti e farti suonare. C'è tutta mio marito. Quanta. È là. Vabbè, non ricordare. Siamo teatro, sempre in teatro, tutto è vero, tutto è finto. Certo, è falso. Quindi io potrei in questo caso, diciamo così, okay, farla suonare come una zampogna. Scusa, velocemente. Ma proprio per la polifonia. A casa mia, per la polifonia. Se te suonano come una zampogna, ti fanno male. Per la polifonia. Però c'è... vedi che è bella l'Italia. È fantastico. L'Italia è bella perché varia. Se vai a casa sua è una cosa. Ti compio come una zampogna, invece da noi ti suono come una zampogna per farti sentire l'armonia di tutte le canne. Io direi che la fate finita. No, perché non so che ho innescato una vice. No, diciamo ma anche perché c'è l'altra signorina, cioè, che sta aspettando anche lei la classificazione. No, lei è più strumentale. Ecco, lei è più una scrocchiazeppi. Lei è più una tamorra. Sì. Come una tamorra, come una pelle di una tamorra. E anche lì te suono come una tamorra. Esattamente. Sì. Va bene, allora Mario Incudine, grazie, si accomoda qui al pianoforte. Grazie. E invece invitiamo subito un altro grande artista che riconoscerete subito, anche amico di Mario Incudine, e lo invitiamo a venire subito qui, ovvero, vuoi dirlo tu? Il maestro Moni Ovadia. Oh, hey, sir.
Salomon Ovadia, detto Moni Ovadia, eh? Un folk singer che fa teatro, così lui ama definirsi. Sì. Moni, sì, puoi usare anche l'archetto. Allora, sì. Ci siamo incontrati tantissime volte, abbiamo visto già 11 anni fa, l'abbiamo visto all'inizio, per cui io non ti chiedo cosa ne sarà del teatro, non ti chiedo quale sarà il futuro del teatro, non ti chiedo niente. Grazie. Okay? Perché le chiedo una cosa io. Soddisfazioni. Sì. Io vorrei sapere se lei rinascesse, cosa vorrebbe fare, cosa vorrebbe essere ancora? Tu non sai la pericolosità di Moni Ovadia su questo genere di domande, a parte che c'ha l'aneddoto Yiddish in canna che ancora deve dire. E quindi, Io vorrei rinascere Mosca Cocchiera. Mosca? Mosca Cocchiera. Mosca Ho scoperto cocchiera. Che l'espressione esiste anche in rumeno, si chiama Musca la Arare, cioè la Mosca Chiara. Però io vorrei farlo in teatro, non sul campo come fa la Mosca Chiara. Cioè la Musca la Arare sta sul corno del bue che trascina l'aratro e alla fine, quando il campo è arato, la Musca la Arare dice... Guarda che campo che abbiamo arato. Io vorrei farlo in teatro, stare lì e stare, non dico sulle corna dell'eventuale regista o co-regista, e alla fine, dopo aver magari detto una o due volte, io quella scena la sposterei 5 centimetri a sinistra, ma anche no, alla fine, dopo il debutto, dire... Che spettacolo abbiamo fatto! Fantastico. Moni Ovadia. Non lo stimoliamo oltre perché sennò monopolizzi. Sono, sono davvero pericoloso. Okay. Sì. Però io non voglio. Io vorrei dirvi una poesia di Cesare Zavattini, ma non ve la dico perché è in dialetto stretto. Ve la traduco. La dedico veramente al mio grande amico Michele Giancalè, perché è una grande anima. La poesia è questa. Una notte che faceva un caldo soffoco, tremendo, come quel caldo che c'è prima del terremoto, Dio inavvertitamente è entrato nella mia stanza e mi ha detto: a te, ma solo a te, dico che io non ci sono. Ogni bene. Grazie. Grazie. Bene. Grazie, grazie maestro. Allora, adesso. C'è un ospite, una signora che è nata a Prato da padre toscano e madre tedesca, inizia a soli 13 anni lo studio del teatro al Metastasio di Prato, a 14 debutta come protagonista del Re Nudo di Shakespeare. Insomma di tutta. Però. No. Siamo lunghi. Allora, ascolta, questa l'hai presa da Wikipedia, lo so, per cui è inutile, non c'è bisogno, è noiosa, lascia stare. Signore e signori, non ha bisogno di presentazioni, Pamela Di Loresi. Una farfalla. Sentenziò il coach la prima volta che mi vide. Mi spinse, mi tirò, mi soppesò, mi sollevò, come se mi stesse comprando al mercato. Benissimo, alta flessione plantare, una farfalla. Da allora mi contorcevo davanti allo specchio per vedere se mi spuntavano le ali. Ma farfalla non si rivelò un fluttuare elegante, ma un violento corpo a corpo con l'acqua per costringerla a fare quello che volevamo noi. Farfalle! Gridò la rivale canadese, giungendo le mani in un movimento fluttuante. Mi confuso. Le nuotatrici non dovrebbero mai, mai guardarsi prima d'una gara, poi parlare tanto meno. Lei lo faceva solo per innervosirmi.
Feci la classica entrata a punta di lancia, ero perfetta, mi veniva naturale. L'angolazione del tuffo, poco profonda, l'ondeggiare minimo. Però in fondo, io speravo sempre d'alzarmi, di librarmi, di sfondare le finestre della piscina e di librarmi nel cielo. Perciò ogni volta che toccavo l'acqua era sempre un po' una delusione. Però quella volta no. Mi buttai in acqua come se volessi saltare alla gola di quella canadese. La rabbia mi diede uno slancio enorme. Entro in acqua, scivolo, sono quasi a metà vasca. Comincio a nuotare sul serio, grandi bracciate punitive. Nuoto con l'aggressività con cui in Francia a 5 anni la grande onda del mare. Non c'è più né armonia né stile. Sto polverizzando l'acqua, la frantumo sotto i miei colpi. Respiro con affanno, ho la sensazione di inghiottire la piscina come una balena. Faccio la prima virata a una tale velocità che sento il corpo sbriciolarsi, gli atomi mescolati alla rinfusa cercano disperatamente di rimettersi insieme. Mi vergogno. La distanza che ho appena coperto è una provocazione. E infatti arriva la punizione. L'acqua buia si vendica, si chiude, lotta contro di me. Getto lo sguardo a destra per vedere la vacca canadese. Invece c'è solo acqua che mi avvolge, ma non mi frena. Anzi, mi trascina in avanti, mi costringe ad accelerare più di quanto sia sopportabile. Sono catapultata verso il bordo da una cascata. Tocco la parete a palmi distesi con un impatto che mi fa vibrare le ossa. Non c'è più fiato. Me ne stacco con una spinta. Sento scricchiolare il bordo della piscina sotto le piante dei piedi. Seconda virata. Odio dover tornare indietro. È come se avessi dimenticato qualcosa. Nuotando sulla mia stessa scia, ho sempre paura di scontrarmi con un'altra me stessa in arrivo. La vista comincia ad appannarsi. Di solito mi succede al culmine della gara. Questa volta con 80 metri di anticipo. Non ce la farò ad arrivare al traguardo. Annegherò o comincerò a disfarmi nell'acqua. Fluttuo quasi immobile, come nelle calme equatoriali. Entro in banchi di nebbia. Sono anch'io nel regno del puro spirito. Nelle altre corsie non vedo più nulla, né Cristo, né Karen e neanche la vacca canadese. C'è un silenzio mortale, sento il mio respiro. Voglio rimanere qui per sempre. Tutti questi sacrifici, tutti questi soldi e per cosa? Per niente. È proprio questo il senso dello sport, che non ha senso. Una gloriosa perdita di tempo, insensata come l'arte. Come si può pensare che essere la migliore del paese, del mondo, non significa nulla? Per reazione mi sento priva di peso, volo, levito. Mi sollevo da un abisso profondo. Avvisto il bordo, la mano si tende, tocco la parete. Per quanto ne so, le altre hanno già finito, sono tornate a casa e tutti si sono dimenticati di me. Viro per l'ultima volta con una lentezza spaventosa, ogni muscolo protesta, mi contorco, mi contraggo in preda alla sofferenza. Niente sofferenza, niente vittoria, ma non sono le solite fitte, è come se il corpo non si muovesse più nell'acqua, ma nella sofferenza. Morire, non mi ero mai accorta del rumore della folla. Oggi capisco cosa dice. È tutto il mondo che mi acclama. Psico! Io sento il coach, la squadra, le gioie. Psico! 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 Sembrano un equipaggio naufrago assetato. Nuoto per salvarli, perché tutto vada bene per tutti, perché papà mi prenda di nuovo in braccio, perché mamma butti il gin, perché il coach smetta di torturarmi. Perché Karen guarisca. Non è tutto per nulla, ma tutto per tutti. Io sono tutti quelli che nascono, che muoiono, che si amano, che si ammazzano, che lavorano o guardano pigramente la gara alla TV. L'orizzontale diventa verticale. Io volo in una spirale folle. Il corpo vibra, sta per spaccarsi.
sofferenza è ciò che tiene insieme il mondo, che pompa il mio respiro, che governa le maree, che mantiene le stelle nelle loro orbite. Amore. Sì. Sì. Pamela Villoresi. La nuotatrice al Napoli Teatro Festival, vero? È la nuotatrice nella realtà perché il 7 luglio, se non vado errato, effettivamente tutte queste bracciate virtuali, o sono virtuali comunque senza acqua che avete visto adesso, invece le metterà in atto nella traversata dello Stretto di Messina. Non è una gara. No, non è una gara, però. Le gare le faccio col canottaggio. Pamela, io ti saluto. Però voglio dire una cosa. Lo sport è meraviglioso perché è come il teatro. Se non si rema dalla stessa parte, la barca non va. Solleviamo barche da 180 kg, però insieme, coordinate, si fa. E poi non facciamo solo squadra, facciamo rete. Ci vogliamo bene, lavoriamo con amore e ci sosteniamo. Quindi il teatro e lo sport mi hanno insegnato questo. E la vita è più bella. Non c'è da aggiungere altro. Pamela Villoresi, grazie. Grazie. Bene, allora. Michele, sì. Io vorrei che tu adesso condividessi con noi un brevissimo aneddoto, un retroscena di retroscena. In tutti questi anni chissà quanti ne avrai collezionati. Una cosa, una chicca, che nessuno sa. Sì, 10 anni ne sono successi tanti. Ho una grande difficoltà a sintetizzare quelli che possono essere i più significativi, soprattutto i più interessanti per questa bellissima platea, anche perché questo poi significa svelare degli aspetti abbastanza inediti degli artisti che mi conoscono. Ecco, io lì vedo Glauco Mauri, che già saluto in anticipo, tra poco ci incontriamo, e mi viene in mente la scena del Grillo, quando era le prove del Vangelo secondo Pilato, e c'era a un certo punto di sera dentro il teatro un grillo e che faceva cricchì solamente quando recitava Sturno, Roberto Sturno. Nel momento in cui Sturno finiva, attaccava Mauri, il grillo taceva, al che Roberto Sturno, indignato, cominciò a dare la caccia al grillo. No, non fate vedere la scena, perché cioè, questo è il filmato originale, nel senso, così vi dimostro che non era non sono fandonie, però mi raccomando, non fate vedere, ecco, quindi sta cacciando il grillo. Chiedo di non far vedere la scena finale dove si vede il grillo acciaccato, perché sennò veramente c'è WWF poi dopo. Però è così che andò. E poi invece un altro acciaccato vero, purtroppo non era un grillo ma era una persona, un attore, nelle mani di Emma Dante. Allora, per chi non lo sa, Emma Dante, la regista palermitana di grande prestigio, e diciamo che lei piace dissossare gli attori quando ci lavora. Vedo Claudia lì che annuisce, ne sa qualcosa. E lavora, lei dice, sulle ferite, sulle storture, gli piace tirare fuori questo degli attori, e ci ha perfettamente ragione. Purtroppo a volte fa anche quasi fisicamente, per cui una volta andavamo a seguire sempre delle prove e c'era il povero Onofrio in scena, e lei gli faceva: Onofrio, Onofrio, questa bambola da qua a là la devi spostare, che ci vuole, Onofrio. Vabbè, stavo per chiamare il 118 e rischiava di fare la fine del grillo. E poi niente, vabbè, poi Filippo Timi, questo è memorabile, perché una volta in una puntata registrata, questa volta in studio, ebbi così la brillante idea di provocare Filippo Timi sul tema della balbuzie. Gli addetti ai lavori sanno che Filippo Timi è balbuziente, o perlomeno una vita normale, insomma, ha questa cosa, però poi quando va in scena, per la magia del teatro, non succede più, ovviamente. E io volevo fare bella figura con lui e tirai fuori, presi a prestito una delle folgorazioni che mi regalò il maestro Monio Vadia,
cioè che mi disse una cosa che mi aprì un mondo, un'epifania vera e propria. Lui mi disse, in uno dei nostri incontri, Dio si manifesta nel silenzio vertiginoso della balbuzie. Io, davanti a questa bellissima immagine, mi feci ovviamente tutte le mie, i miei voli anche estatici, mistici, per cui veramente la sospensione, quindi ti perdi, ti smarrisci e proprio in quel momento diventi straniero a te stesso, Dio si manifesta e quindi lo senti vicino. Bene, condivisi questa frase con Filippo Timi. La sua reazione non ve la posso dire, vi dico soltanto che passai 2 giorni in post-produzione, in montaggio, a tagliare tutte le imprecazioni contro di me e il povero Monio Vaglia, che non c'entrava niente perché era semplicemente... E poi dopo seppi anche che lui, prima di venire negli studi di TV 2000, Filippo Timi, era passato da un gelataio, una gelateria poco lì vicino a TV 2000, e trovò il gelataio più sadico del quartiere, per cui entrò lì e gli voleva chiedere un gelato alla stracciatella. Naturalmente non riuscì a dirlo, il gelataio se lo guardava senza aiutarlo, lui dava indicazioni, il gelataio non se lo filava, quindi era arrivato veramente mal disposto sull'argomento, ecco. Vabbè, sì, lasciamo così, perché poi ce n'avrei tanti altri, ma non c'è tempo. E allora facciamo arrivare qui tra non c'è noi. Tempo, quindi allora il tempo fugge. Di... sì, ok, vabbè. No, sono sotto esame, sono sotto esame. La mano una volta. E il tempo, sì, di Gianluca Foresi. Gianluca, eccoci. Allora, Gianluca, hai sì. Una mission quasi impossibile. Quasi. Ovvero, vieni un po' sì, avanti. Vengo avanti. Devi riuscire a, attraverso questi elementi, sì, riuscire a dire al nostro pubblico che adesso c'è una brevissima pausa, ma veramente breve, di 5 minuti, non di più, poi ricominciamo subito, il tempo di rifiatare un attimo, e poi che altro devi dire? Niente, basta, solo questo, deve lanciare l'intervallo, vero? Sì, deve sì, lanciare l'intervallo, ah, durante il quale noi invitiamo i nostri ospiti ad apporre la propria firma su quei tabelloni, ci sono anche dei, sì, dei, come si chiamano, i pennarelli, indelebili. No, a ciò che questa serata resti indimenticabile. Va bene, a ciò che, usato a ciò che. Mi sembra di combattere una battaglia con un soldato ad Hanoi, perché tanto avete fatto tutto voi. Va bene, allora vado avanti, vai. Quindi adesso è il mio turno. Dopo che tu hai parlato dell'attore Sturno, io mi sentivo lì dietro quasi Brillo. Adesso che cosa gli racconto dopo la storia del Grillo? Poi alla fine sono diventato un rabdomante, tu mi ci hai inserito pure dentro la bambola di Emma Dante, e io pensavo di essere fra gli improvvisatori, quelli primi, poi alla fine pure la balbuzia del grande Timi. Insomma, tu mi hai dato tanto lavoro da fare, e a questo punto io vorrei abbandonare codesto altare, ma vi devo dire che ancora devo farci sopra lo stallo, perché ci rivediamo dopo l'intervallo. Grande! Grazie. Molta gratitudine a Retroscena, perché in questi anni, in tutti questi anni, il nostro lavoro ci ha seguito con grande cura, con entusiasmo, con grande accuratezza. E non solo noi, cioè ci ha anche fatto conoscere altre realtà. Credo sia caso unico in Italia, in una televisione, e quindi insomma è viva Retroscena e lunga vita, un augurio di durata. Grazie a Michele Ciancarepore, grazie per tutto quello che ha fatto nel teatro, per tutto quello che ha saputo guardare con occhi puliti e pieni di conoscenza e di cultura nel teatro italiano, e che poi ha restituito agli spettatori nella bellissima trasmissione Retroscena. Io sono stata fortunata ad averlo incontrato anni fa, e molte volte quando lui ha raccontato le cose che ho fatto in teatro mi sono sorpresa a vedere delle sintesi fatte con molta sincerità e nello stesso tempo sensibilità e intelligenza teatrale, con occhi, ripeto, puliti da pregiudizi e aperti alla curiosità, restituendo quello che è il teatro alla gente, la vita del teatro, che vuol dire verità. Perché anche se si crede che in teatro si recita e non si finge, il teatro è verità, il teatro è libertà, è possibilità, perché ha avuto da Dio il talento e la possibilità di comunicare l'emozione a qualcuno, di restituirla integra
e questo quindi necessita di quella assoluta verità. In teatro ti puoi permettere di dire quello che pensi, ma lo devi saper fare e di riuscire a trasmetterlo con emozione a chi ti ascolta. E quindi, come si diceva anticamente con la catarsi, quando nacque il teatro con la tragedia greca, liberarsi un pochino guardando qualcosa che avviene lì su quel palcoscenico, dei propri affanni, con l'identificazione. Ecco, Ciancalepore lo fa, ogni volta che ha guardato uno spettacolo e lo ha restituito, sia fosse il mio, fosse quello di un altro, ho sempre visto delle cose che mi hanno meravigliato, perché poi c'è anche la magia, non c'è soltanto l'intelligenza del sentire, della sensibilità, c'è anche la magia e il mistero dell'arte e della bellezza dell'arte. Grazie. Finalmente son da solo e in solitaria, vi chiedo che è il momento di cambiare aria. Spero che non cresca in voi la rabbia, come non cresce nella Madonna che utilizza la sabbia e che ci fa davvero delle figurazioni importanti. Ecco che allora io ricordo a tutti quanti che è il momento di riprendere il gioco del teatro che veramente tutti quanti noi abbiamo amato. E lo faremo in una maniera straordinaria ed eccellente. È per questo che io sono qui quasi genuflettente, come colui che diventa impenitente, perché tra poco vi presenterò, non certo io, un personaggio che il teatro ci ha fatto avvicinarlo a Dio, un personaggio che tutti quanti senz'altro conoscete, ed è per questo che tra poco lo vedrete e soprattutto parlar lo sentirete. Io vedo che adesso la signora con la borsa se ne va via trallancante e di corsa e prende posto su quella bella poltrona. Ed ecco per questo nella mente mi ragiona che siamo ancora tanti e siamo ancora molti e molti saremo ancora in questo luogo dove un personaggio straordinario non ha fatto il sopralluogo, ma è lì, davanti a me, mentre la rima par che mi si instauri, insieme a Michele c'è Glauco Mauri. Grazie Gianluca. Adesso, per evitarvi il torcicollo, vi annuncio che abbiamo previsto con la regia che le nostre immagini vengano proiettate sul grande schermo, per cui potete rigirare, grazie. Grazie. Eccolo, Glauco Mauri. Allora, il 1 ottobre saranno, lo possiamo dire, credo, certo, 88 anni. E comincerò la strada per gli 89. Okay. Di cui 73 nel teatro, perché Glauco Mauri è debuttato nel 1946 a 15 anni, questo mi piace sempre ricordarlo, a 15 anni e 3 mesi, come suggeritore, perché il palcoscenico era l'unico luogo dove un uomo incolto può fare il poeta, Glauco Mauri Dixit. Sappiamo che ha cominciato a fare teatro non per il sacro fuoco dell'arte di Dioniso, come tutti possono pensare, ma perché era da ragazzino era grasso, era l'ultimo a correre e sul palcoscenico si illudeva di essere giovane, alto, bello, magro. Sappiamo che la parola chiave della sua vita è comprensione e che invece la parola che odia di più, che detesta di più, è mediocrità, definita da lui una sorta di metastasi silenziosa. L'azzurro è il suo colore preferito, adora i fiori di campo. La pasta, l'autunno, il vino rosso, sai tutto. La musica di Mozart, l'idiota di Dostoevsky, Lucida città di Chaplin, però odia la televisione. Però? Odia la televisione, ah. A parte le retroscene, insomma. Allora, quello che non sappiamo è come Glauco Mauri vede dall'alto della sua longeva carriera il futuro del teatro e adesso ce lo svela. Ma io, siccome ho sentito bellissime parole dette da altri, dirò due esempi di come io ho incontrato e conosciuto il teatro. Io credo che il futuro del teatro debba ritornare ad una poetica, robusta semplicità. Ci sono troppi fronzoli oggi, ci sono troppe tecniche. Si pensa più a volte alle scenografie e alle luci. La tecnica non deve oscurare la poesia del teatro. Io il teatro l'ho scoperto io da bambino, andavo a teatro, avevo una madre poverissima che mi ha dato una luminosa povertà. Io il 25 luglio del 1943 ero in una piccola arena di Pesaro a sentire una Butterfly cantata da una soprano giapponese.
c'è stato a un certo punto un gran brusio, era caduto Mussolini, si è interrotto lo spettacolo, quindi andavo a teatro che avevo 12 anni e mezzo, ma la prima volta andavo sempre a vedere le opere ed ero destinato a un compito ben preciso, si faceva la coda per andare al Teatro Rossini in Logione, io ero lì e avevo un compito di salire in fretta appena si apriva il portone del Logione, in fretta all'ultimo piano, 5 piani di scale, e avevo il compito di tenere il posto per Enrichetto, una vecchietta che era sempre con me. Avevo visto un sacco di opere. Una sera decisi di andare a vedere il teatro di prosa. Non l'avevo mai visto. Ricordo benissimo, il titolo era Papale Bonnard, l'attore è Annibale Betrone, un attore, un buon attore. Non erano mai venuti i grandi attori a Pesaro. Arrivai, non c'era la coda davanti al portone del Logione, non c'era nessuno. Rimasi profondamente deluso. Poi arrivò qualcuno, non mi precipitai su per le scale per tenere il posto a Enrichetta che non c'era. Arrivai in Logione, eravamo pochissime persone, il teatro era semivuoto e mi prese una grande tristezza. E poi mi mancava qualcosa, l'allegria delle serate di musica, si accendeva la fossa dell'orchestra, entravano i professori a accordare gli strumenti, c'era allegria, c'era gioia, una tristezza infinita. A un certo punto si spense la luce, ancora più triste, si aprì il sipario, ancora più triste. Abituato alle opere, si apriva il sipario, c'erano delle scene meravigliose, luci, invece la scena era una scena misera di una cucina illuminata male, delusissimo ancora. C'erano due donne che parlavano, una era la cuoca e un'altra una vicina di casa. Una cosa poco interessante, non mi eccitò. Poi entra Papale Bonnard, che parla con la cuoca e, da quel che mi ricordo, parliamo del 1900, prima del passaggio alle fronte, quindi che avevo 12 anni e mezzo anche allora, a un certo punto questo Papale Bonnard comincia a commuoversi perché, da quel che mi ricordo, non andava d'accordo con la figlia e provava un dolore e riversava questa sua malinconia, questa sua tristezza alla cuoca. A un certo punto mi successe un fatto strano. Ebbe l'esatta impressione che quell'uomo, Papale Bonnard, parlasse con me. Era la prima volta al cinema, nessun attore aveva parlato solo con me. Nessuna Traviata, nessuna Violetta, nessun Rigoletto aveva cantato soltanto per me. Quella sera quell'attore parlava con me soltanto e io gli rispondevo, perché dicevo sì, hai ragione, ma guarda come sei triste. E ho capito che cosa voleva dire il teatro. Un uomo che comunica a un altro uomo, accade solo in teatro questa cosa. E la cosa mi colpì profondamente. E un'altra cosa, poi ho finito, un altro esempio che ho avuto al teatro sempre da ragazzo: non avevo mai visto la Bohème. A un certo punto andai a vedere la Bohème e al terzo quadro, quando si dicono addio, ci rivedremo alla stagione dei fiori, cade la neve. Oggi la neve si può fare infinità di modi, bellissima, le proiezioni, la neve finta, piccolina. Allora, fare la neve, niente, significava prendere dei fogli di carta, tagliarli con le forbici, tagliarli pezzetti anche disuguali, a triangolo, a tondo, cioè. E a un certo punto comincia a cadere questa neve. Lui era ragazzo, la neve a Pesaro cade spesso d'inverno ed era una gioia per i ragazzi. Vedo scendere questa neve che scendeva lentamente, dico, ma questa che cos'è? E a poco a poco, beh, mi piaceva più quella neve finta della neve vera. Cos'era successo? Era successo che quella cosa teatrale aveva messo in moto la mia fantasia. Anch'io collaboravo a far sì che quella neve finta fosse una neve più bella della neve vera. E capii allora che, con chiarezza, anche se ero bambino, capii che la finzione del palcoscenico quasi sempre è più poetica della realtà della vita. Questo è il ritratto che Gabriella Compagnone, la nostra sand artist, ti ha dedicato. Glauco Mauri, grazie. E da Glauco Mauri, classe 1930, andiamo ancora più indietro nel tempo, andiamo a un personaggio del XIX secolo,
che ora si materializzerà sulla scena. Non crederete ai vostri occhi, un personaggio scritto da Francesca Zanni, tratto dallo spettacolo Cinque donne del Sud. Non aggiungo altro, guardate davanti sul palco. Dina! Lina! Pina! Trasiti! Vogliate trovare un uguale calandernella, chiuso zicchi e chiuso trimenti. Ririti, ririti. Ricette Luca Fono, lui una volta solo mi fai fesso. Non io non ricchessi me ne va io a così verimo come facite. Sono e mi chiamo Crocefissa Gargiulo, fugga etane di scogna miglio Caterina. Nascete lo 21 agosto 1887 a Rocca d'Aspide, con drada d'oglie. E avessi avuta subito capì la sorte che mi toccavo. Ridoglie, l'ha già avuta per 20 anni senza un momento di tregua. Tenete presente che significa? Ho primo figlio, l'ha già fatta 16 anni. E da allora non m'ha già più fermata, sono stata sempre prena. Oppure prena con una creatura in braccio. Oppure prena con una creatura in braccio, nata azzeccata la sottana. Oppure prena con una creatura in braccio, nata azzeccata la sottana e nata la boaiti capito. Ha già avuta 11 creature, tutte femmine. E nati 7, sono tornata retto tra uno e l'altro. Marito mi è convinto che chi di che non sono nati erano mascoli. E io sono buona solo a partorire femmine. Ma vuoi mandare pezzente? Come ha fatto a rote a 11 figlie femmine? Meno male che a 3 sono morte. A una l'hanno fatta famona che ha più forza. Qua scusa che a idere la più buona, che poi non era vero, quando era zicolia da riacerti mazzata le sore. A T3 l'hanno fatta rimanere zutelle, hanno ritto una bucia che esse erano brutte e che nessuno se le pigliava. Con una quarta non siamo riusciti, pur sicché era brutta veramente, ma erano poca zoccola. Se facette fa prendere lo figlio e lo patrone, a così se l'ha dovuta pigliare per forza, pur si era già sposato. A mettia fa la serva, la moglie, a vattia con una mazza, che esse era meglio che Romania zitella, si faceva monaca pureita. 11, meno 3 che sono morte, face 8. Meno 1 che si facette monaca, fai 7. Meno 3 che sono rimaste zitelle. 1 si facette fa prendere allo figlio e allo padrone. Clate 2, l'amo maritate tutte qua a rote. Amo mangiato minestra senza olio e poi ci fa a rota sti 2. Aspettate un momento, ma che non saccio cunda. 11, meno 3 che sono morte. Meno 1 che si facette monaca, meno 3 che sono rimaste zutelle, a zoccola che si facette ingravidare lo padrone, le 2 maritate, e chissà chi è. Tenete ragione, ma io all'ultima creatura mia non l'ha giù conosciuta, per chi so che non la conto. Per sa figlia mia mi piacesse un nome moderno, Giacinta, Alida. Ma marito mi è convinto che chissà è maschio e che la vima chiama come padre. Speriamo che con tutti questi femmini faccia una confusione. E quando una già chiama una, faccia assundì, annunzia con gentigio, se picchi da già se ne fuiuta. A così più fa prima l'ha già fatta imbarà, ognuna non fatto che ha successo l'anno che sono nate. Tu chi sì? Annunziata retta titina, quando sei nata o 1903, che succerette l'anno che nascesti? Tu facettero papa a Pio X, brava. Tu chi si Andonia retta Tonina 1905, o primo volo dello dirigibile Italia, che la giungura verena apparecchio cavola. Tu Assunda retta Tina 1907, l'anno del terremoto in Calabria, che l'hanno senduto pure noi, mannaccia morte. E tu Bernarda detta Dina 1909, o primo volo dello dirigibile Italia, su fatto certamente non ce l'ho giurito io. Carmela detta Lina 1911 a Parigi, un italiano se fottette la Gioconda e facette buono. Congetta retta Cettina 1913 a Ferrovia Benevento Cancello, che fai sempre prima pere. Fernanda retta Nandina 1915 a prima guerra mondiale, che guaio. Giacomo detta Dina Mina, Giacomo detta Mina 1917 a Maronna Fatima apparì a tre pastorelli, amen. Giuseppa detta Pina 1919 viene che la Unione Sportiva Salernitana Caioca con la casacca a righe verticali bianche, ce le siamo, volesse ricere pure il nome dei giocatori, avanti. Luigia detta Gina 1921 viene fondato il Partito Nazionale Fascista, speriamo che non ci porta in danata guerra. Quando l'ha già chiamata fazza così, 3 o pap, 7 terremoto, 19 Salernitano, mi parà la tombola.
Beatrice Fazzi, che ci ha presentato in Salernitano dei Frizzi e dei Lazzi, e adesso è un altro momento, ci ha fatto entrare anche nell'atmosfera del Cilento. Invece ora è l'attesa della poesia e del violino, e quindi io mi faccio francamente piccino e lascio il palco come un necessaire per introdurvi l'abilità di Hair. Lascio la luce spenta, avanzo con i radar nella casa, gli occhi a mezz'asta, palpebre pesanti, e a un tratto io la sento, mi chiama, è lì, mi guarda, mi inonda d'energia, piena o non piena, non lo so, per qualche cerchio in più non sento la differenza, mi guarda, vuole me, parla con me, mi tocca il cuore. E mi ritrovo attonita a strizzarle l'occhio, farla mia complice. Sorrido alla sua luce, in un afflato unico. Inspiegabile. Negli occhi accesi sento il suo potere, immobile ma instabile, pericolosa, come una regina. Devo tenerla buona, farle sentire il bene e non farà del male. Io lo so. Ricordo che una notte mi svegliò. Ricordo che dormivo assai profondamente, sentii un richiamo forte, ma l'essere improvviso, restai in silenzio, ma nessun rumore, ripresi sonno, e non so quanto dopo, saltai di nuovo, e nella stanza, il sole a mezzanotte, andai in balcone, e lei era lì, enorme. Ipnotica, maestosa, piacevolmente seria, quasi cattiva, di un bianco inquieto che spalmava il giorno sui palazzi. Eppure, tutto spento, tutti a dormire sereni. Capii. Voleva me, mi aveva scelto, vittima sacrificale, ma dietro il candido lenzuolo steso tra i suoi promontori, un sorriso tenero e beffardo la tradiva. Aveva scelto me perché mi amava. Devo guardarla, devo placarla, devo ricambiare il suo amore. Dal mio risveglio, quella strana agitazione, ero in fibrillazione, in preda ad un languore, e cominciai a osservarla e a dirle che era bella. La trattai come un'amica, un affetto ancestrale, un idolo pagano, una donna meravigliosa da corteggiare. Le dissi quella notte che ero sua. Restammo a guardarci come due innamorati. Mi scivolò una lacrima lungo la guancia. E dopo aver fatto l'amore, potei coricarmi, dormire serena e svegliarmi al mattino felice come non mai. Carica. La luna mi commuove. La luna mi commuove. Sì. Mi strega e mi commuove. Mi fa ballare. Come sapete, cantante, autrice di colonne sonore, in questo caso però
tu hai voluto realizzare questo omaggio da parte di Luciano Melchionna, che è un regista grande amico di Retroscena, non poteva esserci lui e ci teneva attraverso di te a darci una testimonianza. Vuoi dire, aggiungere qualcosa? Assolutamente, Luciano ti saluta e ti ringrazia per aver sostenuto anche i nostri 10 anni, perché anche Dignità Autonome fa 10 anni. È vero, grazie. Dignità Autonome è tecnicamente un bordello dell'arte, una casa chiusa, sì. Ma mai come adesso abbiamo il dovere e l'obbligo di essere una casa aperta, aperta a tutti in quest'era di innalzamenti di muri. Bene, grazie Herr, sono pienamente d'accordo. Allora, adesso, dopo Herr, c'è un mostro, un animale da palcoscenico, ovviamente. Non spreco parole perché lo vogliamo presentare con questo breve filmato. Macbeth! Ciao, ciao, ma ci seguite tutte le prove? Gabriele, buongiorno. You were here before. Come stai? Sei ringiovanito, come sì, mai? Vabbè. Fate voi, mettetevi come volete. 10.000. 10? 10 alla fiction? No, questo è il cinema, il doppiaggio. Guardati da quell'uomo, guardati da me. Guardati, non si sente alla prima fila. Milord, ci sono 10.000. Si è visto un cadavere all'improvviso, il mare ce l'ha rigettato. 10. Come si fa non lo so. L'attore sull'avamposto della lingua, 10. Perché tutti gli attori italiani stanno a far così e te gira e te toccano? No, non mi ti avvicinare. È impossibile recitare. No. Ma l'essere o non essere non si può nemmeno cominciare a respirare per poterlo dire. Vai. No. Attenzione, fermi. Per quanto possa sembrarti assurdo, dopo la tua battuta il teatro continua. Forte, un ceffone. Ancora di più. No, più forte. Ecco. Oddio, guarda il picchiare un papà, è brutto. Amore mio. Ah, bambini. Le mie bambine dicevano sempre, lasciate papino, è piccolo. Oh, vai. Attenzione. Vai. Che dici, Michele? Assolutamente questo. Questo sciancaletone ha fatto il finale del Galileo. Allora, l'ho detta giusto? Sì. Li ho detti tutti, sì, i passaggi? Mi lasci dire cosa devo fare? Mi lasci dire! Quando faremo lo spettacolo cadranno tutte quelle tonde e l'abbonata del posto fisso chiederà un risarcimento. Il teatro rende infelici. Ma quando arrivi tu, papà, è come quando in primavera si aprono le finestre. Ho una certa antipatia per le persone felici. Mi chiamavano una volta nel teatro il roscio maledetto. Ecco, il roscio maledetto. Grazie, è uno scherzo, non ero io, mi sono solo sentito. Gli attori quando si sentono si sono antipatici. Però ci devi fare il callo. Non lo sapevo. Bene. Allora Gabriele, noi non abbiamo concordato nulla fino all'ultimo momento. E così mi piace perché dimostriamo, non dico l'arte dell'improvvisazione, ma senz'altro la sintonia che c'è nel fare qualcosa adesso. Allora, io ti lascio il palcoscenico da solo. No, non ti prego, hai paura? No, io voglio solo dire questo. Michele. No, dai, ti prego. No, Michele è veramente una persona molto per bene, molto carina. Sì. È l'unico che si occupa di teatro in un mondo a cui il teatro interessa pochissimo. Ancorché poi, quando arrivano, si interessano, vogliono bene al teatro. Non è vero che non ci vanno magari,
ma però lo vedono. Mi fanno lo sconto al ristorante, mi dicono maestro, adesso mi dicono maestro perché sono diventato veramente molto vecchio, sono solo Glauco Mauri mi batte, ormai. Ho incontrato Glauco Mauri moltissimi anni fa, ma veramente moltissimi, tu non te lo ricorderai, ma io me lo ricordo perché ero un ragazzino e volevo fare il teatro, ma non sapevo come si facesse a fare il teatro. E andavo a teatro, abitavo a Torino, la mia famiglia da Catania si era trasferita a Torino, e un giorno per via Po vedo che c'è Glauco Mauri, che me lo ricordo uguale. Sì, è nato così. Ma veramente, è sempre uguale. È nato con i capelli bianchi. Solo, come spesso è capitato a Glauco, solo. Parlava da ripassava solo. Le battute. Tutti gli attori per la strada sembrano malati di mente perché ripassano le battute. E lo raggiungo, ero un ragazzino, volevo fare il teatro, dico... signor Mauri, io l'ammiro tanto. E poi, dopodiché, sentivo di dover dire ancora qualche cosa, ma dico, che brutta figura, io l'ammiro tanto. Dico, come fa a fare le parti così bene? E lui mi disse una cosa straordinaria, che non dimenticherò mai, caro Glauco. Ma, cosa vuoi... dico una battuta e poi dico quella dopo e poi dico quell'altra e poi quell'altra che via. Sai, mi dice, una parte è una battuta dopo l'altra, e da quella che precede si capisce a volte, e questo a volte non lo dimenticherò mai, a volte... quella che segue, e non so, io faccio così e ci provo. E io un po' e andò a provare. Ti ricordi? Via Po, poi via Giolitti, il teatro era lì, il teatro Gobetti, c'era quel piccolo teatro glorioso che fu l'inizio del Teatro Stabile di Torino. Gabriele, ascolta. Dimmi, cosa devo fare? Adesso basta. Basta, sì, ho finito, basta. No, non è finito. Però io devo far conoscere una persona che da quando ha saputo ovviamente che tu eri, avresti calcato questo palcoscenico per questa serata, mi sta dando il tormento. Allora, è una donna, è un'attrice, è Beatrice Fazzi, che credo si sarà scapicolata per levarsi il vestito del personaggio. Sono pronta, infatti, ma è da un pezzo che ero pronta, aspettavo che mi chiamassi, grazie. Allora, senti, lei carissima. Lei io, no? Io non la chiamerò maestro, la chiamerò Gabriele. Bravo. Cominciamo. Allora, vi svelo, lei ha un sogno, cioè quello di recitare su questo palcoscenico con Gabriele Ravia. Allora, io ho preparato questo, se sei d'accordo. Che siccome... pessima idea, vai. Però, per lei o per me? Per me. Non so se è un complimento o no. No, non ti prego. Ma basta che io non debba dire le battute, va tutto bene. No, guarda, è tutto a posto. Allora, io ho pensato questo. Siccome nei vari anni, nei vari incontri che abbiamo avuto, tu mi hai regalato a volte delle chicche vere e proprie che mi hanno fatto riflettere, come Moniovadia, insomma. Moniovadia con la sua balbuzia, e tu una volta mi hai svelato, per esempio, quella famosa citazione di Angelo Silesio che diceva: la rosa è senza un perché, fiorisce poiché fiorisce, di sé non gliene cale, non chiede servizio. È il motto dell'attore. È il motto dell'attore, bravo. E poi un'altra volta, una cosa bellissima, era la poesia stupenda di Emily Dickinson, Finita infinità. Bene, allora, a questo punto... Io l'ho so memoria, perché ovviamente... No, ma io non me la ricordo. Non me la ricordo. Io ce l'ho nel cuore. Spazio, ma ecco, lei l'ha non l'ho mai detta. Lei ovviamente non la sa a memoria. È bellissima. No. Per cui se fate un verso uno e un verso l'altro, questa, diciamo così, questo detto di Johann Scheffler, detto Angelo Silesio, la rosa è senza perché, fiorisce poiché fiorisce. Di sé non gliene cale,
non chiede d'esser vista. E trovo che queste poche righe sono il punto d'arrivo dell'attore. Poi c'è quest'altra poesia che è veramente per me la condizione dell'attore in quinta, nel momento in cui sta per fare così, nel punto in cui ancora non è. Non mi tocca. E poi no, ti faccio fare la quinta. Non vuoi fare la quinta? Sta sempre a toccare. E quando c'è? Dilla te che sei bravissimo. No, no, un verso uno. No. Vabbè, sentite, se no, sentite. Okay, se, va bene. Ci sono molti attori. Sentite se non è la poesia dell'attore in quinta. C'è una solitudine dello spazio, una solitudine del mare e una solitudine della morte, ma sono tutte compagnia, paragonate a un'altra solitudine, una privatezza polare, un'anima sola con se stessa, finita infinità. Bravissima. Bravissima. Allora, a questo punto, Gabriele, grazie, lei ha realizzato il suo sogno, non servi più. Grazie, grazie a voi. Grazie Gabriele. Ciao. Grazie. Non erano questi. Ciao ragazzi. Pazzi. Mi hai buggerata. Adesso mi fai fare quell'altra cosa che mi hai promesso che mi avresti fatto fare. Lui non ha voluto, cioè, avrà avuto le sue ragioni. Avrà avuto le sue ragioni. Lo dice anche mio marito, quando gli ho detto che non mi avevano preso in accademia. Beatrice, mi ha chiesto, non ti sei chiesto il perché. Ok. Evidentemente. Senti, allora, per una volta togliamoci lo sfizio di fare una presentazione tradizionale alla Sanremo, di come dici te, ok? Vai. E ora facciamo entrare sul palco il coraggio. Un coraggio che viene da lontano, da una regione che si può chiamare in due modi, ma che pochi la chiamano perché pochi la conoscono. Un coraggio che evoca tempi antichi, popolato da braccianti anarchici, arrutini e latte fresco di mucca. Un coraggio che si è col tempo trasformato in parola, parola che punge, che denuncia, che coniuga il riso con il pianto, che narra di misfatti e malaffari occultati, una parola che rischia di venire censurata. Parola di chi ha vissuto sotto scorta per le minacce ricevute dalle persone a cui quella parola dava fastidio. La parola di Biagio Franco Ulderico Pesce. Sì, lo so che non so stirare, lo so. Lo so che non so cucinare, lo so. Ma non mi guardate come uno che non sa fare proprio niente. Perché non è così. Una cosa nella mia vita la so fare. So fare puzzle. Non le puzze. U puzzle. Come chiamate qua? Come chiamate u puzzle? Pazzo, il puzzle, uguale. So montare i 36 mattoncini che messi assieme formano una figura. Sono bravissimo, soprattutto il puzzle di Bambi. Ci metto 36 secondi a fare il puzzle di Bambi. Vedete? Questo è il puzzle di Bambi. Ho conosciuto Bambi. E chi è Bambi? Cerbiatto, d'accordo, ma che ha fatto? Lo vedete che è un cerbiatto. Che ha fatto? Nessuno sa. Troppa cultura di suo teatro. I cartoni animati vi dovete vedere un po'. Bambi è un cerbiatto. Gli hanno sparato la mamma da piccolo, poi cresce in coppa una montagna con un altro cerbiatto e dopo che è cresciuto viene a sapere che il cerbiatto che l'ha allevato è suo padre. È bellissima sta storia di Bambi. Io gliel'ho raccontata milioni di volte a mio nipote Vincenzo. E stu puzzle di Bambi a mio nipote Vincenzo già ha fatto 10.000 volte. Sono bravissimo a fare il puzzle di Bambi, giuro. Sapete quanto ci metto a montare questi 36 mattoncini? Provate a dire. 30 secondi, prova tu. Su 36 mattoncini. 5 secondi. Oh, Gesù Cristo, state fusi, eh. Troppa cultura, qua dobbiamo tagliare.
36 secondi, agite prima, cercate di seguire. Ci metto 36 secondi precisi. Mo vi dico come ho trovato lavoro in Italia grazie al puzzle di Bambi. Allora, vedete, nel 1993 andai a fare il colloquio per entrare in fabbrica alla Fiat di Melfi, non quella di Torino, alla Fiat di Melfi in Basilicata. Non sapete qual è la Basilicata? Come già fa capire dove è la Basilicata? Allora, la Basilicata, l'Italia è uno stivale, no? È uno stivale. Allora, la punta dello stivale e il tacco dello stivale, proprio in mezzo tra la punta e il tacco dello stivale c'è la Basilicata, là parte il Mar Ionio e là comincia la Basilicata, è proprio quello, pezzo e scarpa, che se tu cammini per la strada e mettono un piede in coppa una porcheria di un cane, è proprio quello, pezzo e scarpa, e si piglia tutta la porcheria. Melfi sta nell'entroterra, devi schiacciare forte il piede e sali. Mo vi dico come ho trovato lavoro. Nel 1993 vado a fare il colloquio a Melfi per entrare come operaio metalmeccanico in Fiat a Melfi. Ma avevano detto all'ufficio di collocamento a Potenza: mi raccomando, quando vai a fare il colloquio, parla veloce, purché non tiene niente da dire, muova la lingua, parla veloce, che se muovi parli lento, non va bene per la fabbrica, fatti vedere che sei reattivo. E mi raccomando, se ti chiedono se hai il diploma di scuola media e basta, perché se hai il diploma, la laurea, non va bene per la fabbrica, e se ti fanno montare qualcosa con le mani devi essere una scheggia velocissima. Ma viene detto tutte queste cose, vado a fare il colloquio, ma setta a Melfi a rete una scrivania, alla tua lato della scrivania era venuto da Torino un tipo senza capillo, magro magro, elegante, con la giacchetta verde e la cravatta rosa. Ma viene detto che aveva parlato veloce veloce, ma se stai proprio un bondo alla seggia, ma parla ancora più veloce. Come ti chiami, Antonio? Sei diplomato? No! Scuola media e basta! Bravo. Lei è molto veloce con la lingua. Cioè, se lo dici, dottore, sono disoccupato da tanti quegli anni nel sud dell'Italia, che se si tratta di essere veloce con la lingua sfido John Wayne a duello. Ho fatto il cretino per tutta la selezione. Riflessi buoni, ma completamente imbecille. Proprio quello che cercano per la fabbrica. Se ragioni troppo non vai bene. Senta, lei sarebbe felice di entrare in fabbrica a Melfi? Dottore, io sarei felicissimo, è stato il sogno della mia vita entrare a fare il metalmeccanico, sarei felicissimo, è stato il sogno di mia mamma e di mio padre lavorare nel sud dell'Italia senza essere costretto a fare l'emigrante innanzi a rete. Bene, e sua mamma? Dottore, mia mamma sarebbe felicissima, mi farebbe la torta con le candeline se voi mi fate entrare a Melfi, alla Fiat. Bene, bravo. Poi si risedette a rete alla scrivania e dall'ultimo cassetto della scrivania tirò fuori, vede, questo è il puzzle di Bambi. Lo conosce? No, dottor, non l'ha mai vista. Le macchine Fiat sono come i puzzle, vanno assemblate, non ti sporchi più le mani. Vabbè, dottor, abbiamo stabilito un tempo massimo di 2 minuti sopra il quale non si va. In un momento, dottor, qua c'è l'orologio sulla scrivania, attacco, è pronto? In un momento, dottor, facete guardare una volta a Bambi. Ecco, lo guardi l'ultima volta, Bambi, si chiama Bambi con la B. Ecco, 3, 2, 1, via! Sapete quanti secondi ci mise quella mattina a fare il puzzle di Bambi? Se in genere ci mettevo 36, con tutta l'adrenalina di diventare operaio metalmeccanico, potevo guadagnare qualche secondo, sì o no? Quanti ci misi? Vabbè, comunque mai visto pubblico così imbecille. Andate in provincia.
scusate, una battutaccia. Ci misi 29 secondi. 29! Mai operaio era stato così veloce. 29 secondi. Su Cristiano è venuto da Torino, s'alza a rete alla scrivania e mi comincia a girare torno, torno, con un'ammirazione. Mi guardavo con gli occhi sbalangati. Io godevo di tutta quell'ammirazione, mi sentivo come se fossi Miss Italia. Mi guardava con un'ammirazione, girava attorno, mi guardava come oggi Luigi Di Maio guarda Salvini. Bravo! Così lo vogliamo gli operai, chiusi dentro alla fabbrica a lavorare, scattanti, veloci, miracolosi. Bravo! Bravo! Poi si risedette dietro la scrivania, si piegò un'altra volta e dall'ultimo cassetto della scrivania tirò fuori una cosa. Sudai freddo. Pensai a Natu Puzzle, Geronimo Stilton, La Pemaia, Biancaneve e Sette Nani, qualcosa che non conoscevo affatto, ma feci un sospiro di sollievo quando vidi che da dentro la scrivania aveva tirato fuori il contratto di lavoro, 1800 ore di formazione in fabbrica e poi il salario. Ero diventato operaio metalmeccanico, mi fece firmare quel contratto e via, veloce. Scappai innanzi alla fabbrica a Melfi a telefonare a mia mamma e a mio padre che il mio paese sta a Acerenza, ci vogliono 2 ore ad andare col pullman da Melfi ad Acerenza. E allora chiamai, entrai in un bar e chiamai a casa, facevo un numero di telefono, c'erano anziani che giocavano alle carte, il telefono squillava, tu, pronto, nonno, sono Antonio, passiamo a mamma e papà, pronto, chi parla? Sordo mio nonno come una campana quando un giovane li sente, nonno, passiamo a mamma e papà, chi è? Sono Antonio, nonno! E dimmi, che è successo? Santo, di a mamma e papà che mi hanno preso, che ho realizzato il sogno della mia vita, sono operaio metalmeccanico nel sud dell'Italia, nonno! Chi è dit? Bueno, agite che sono diventato operaio metalmeccanico, dillo a mamma e papà, è fatta oramai, nonno! Hai capito, nonno? Sì, ma chi è dit? Nonno, fra 2 ore di a mamma e papà che arriva al paese, mo mi piglio pullman a Melfi e arriva la Cerenza, hai capito, nonno? Sì, non ci capito, ma chi è dit? Nonno, mi sto pigliando il pullman a Melfi, fra 2 ore sto paese, hai capito? Sì, non ci capito, ma chi è dit? Bueno, vaffanculo! Ulderico Pesce, grazie. Al Teatro India a gennaio, se non sbaglio, con Petrolio. E adesso preparatevi a far battere il cuore, così come diceva Edoardo nell'audio che avete sentito all'inizio, quando appunto ha detto quella frase tratta dal discorso sul gelo a Taormina il 15 settembre dell'84. Dice: questo cuore continuerà a battere anche quando si sarà fermato. Ecco, i prossimi artisti che presentiamo, facciamo entrare, facciamo calcare questo palco, li presentiamo con questo filmato che farà riflettere, ma credo emozionerà anche molto. Secondo me è uno spettacolo di confine che vive su un filo sottilissimo che è fra il teatro e la vita. Ti amo, splendido amore mio. Ti ho fasciato ferito, ferito amore mio. Ho asciugato le tue piaghe, piagato amore mio. Ti ho raccolto sulla via, amore mio, cervello versato. Ti amo, seppur violato, amore mio violato. Ho visto soltanto un uomo volare, ho visto. Pino! La prognosi è un decesso imminente. Io ho visto il cervello di suo marito. È stato shakerato nella scatola cranica. Suo marito è in coma profondo. Il cervello di suo marito, signora, è spappolato. Icona di quello che fosti. Feticcio onnipresente. T'amo. Una persona non è un oggetto, che quando non, una scarpa, che quando non funziona più tu la butti via. Se mai ci fai un taglietto ne fai un paio di ciabatte. Torna a casa! Perché l'hai fatto? Perché io ho sempre creduto nel valore della vita. Pino, sono io, sono Ginetta Cettiziano con me.
Ma Pino è fermo sulla barella, ha gli occhi chiusi, in bocca un boccaglio, con dentro un fiato di sangue che va su e giù. Io sono estremamente contraria alla definizione di morte cerebrale, perché una morte cerebrale non si definisce per legge dopo 6 ore che una persona è in coma. Tu dopo 6 ore non puoi definire una... Tu credi una macchinetta. Se io avessi creduto alle macchinette, Pino non sarebbe qua oggi. C'è sicuramente per lui una possibilità, una luce, una stella. Due anni ho capito che quello non c'era più e c'era quest'altro e lo avevo accettato. Dopo 7 anni ho scritto per lui una raccolta di poesie d'amore. Ginetta Fino e Pino Mainieri. Allora, io non so quanto si è riuscito a capire attraverso questo filmato, per chi non conoscesse la loro storia, la loro esperienza, di quello che loro hanno vissuto, forse qualche indizio l'abbiamo dato, e vi garantisco che non è assolutamente facile provare a sintetizzare il loro percorso, perché rischia di essere equivocato. Invece ci sono tante cose assolutamente straordinarie e uniche che io non ho mai visto confluire all'interno di una coppia e di una storia unica. Proviamo, vediamo, Ginetta è più brava di me e spero che riesca a farvi capire qualcos'altro. Ma per 10 anni dopo il risveglio dal coma, Pino inizialmente era totalmente disabile nel corpo e nella mente e aveva perso completamente la memoria e ogni abilità. E nonostante le sentenze mediche che dicevano che non ci sarebbe stata nessuna possibilità di recupero per lui, nel corso di 10 anni, dopo i primi importanti recuperi, dopo 5-6 anni, Pino ha cominciato a chiedermi di tornare in scena, di tornare a recitare. E io ogni volta gli chiedevo: Pino, chiedimi tutto, ma non chiedermi questo. Perché la vita di prima non esisteva più. Io spesso in lapsus dicevo, quando parlavo di Pino, dicevo: Pino è morto, perché in lui convive non c'era più l'altro, è un'altra persona. Cioè, mi sono trovata di fronte a un'altra persona. Solo che ho convissuto evidentemente male con questo problema, perché Pino era stato una persona che avevo sepolto. E quindi dopo 10 anni dall'incidente, una notte, spinta da un'urgenza fortissima, dopo un percorso comunque di situazioni particolari che mi ci avevano condotta, quella notte scrivo il copione di uno spettacolo dal titolo Non mi ricordo, e in scena vedeva in scena me e Pino, ma Pino non era solo il Pino del dopo incidente, ma era anche quello che era stato. Sono riuscita a far confluire il passato e il presente, cosa che nella vita di tutti i giorni non era assolutamente possibile. Sulla scena invece io e lui eravamo complici, eravamo sullo stesso piano, perché Pino era un bravissimo attore, grazie poi alla regia di Corrado Nuzio e Mario Di Biase, dei nostri amici, erano stati i suoi allievi. Pino in scena era l'attore bravo che era prima. Questa abilità era rimasta intatta, per cui è stato possibile sulla scena essere finalmente felici per quello che la vita ci consentiva ancora di essere felici. E visto che per noi il teatro è vita, ma veramente fino in fondo, questa sera quando mi sono chiesta ma che cosa indossiamo, no? Non sapevo, ma no, ma per noi se il teatro è vita, bene, indossiamo gli abiti di scena di questo spettacolo Non mi ricordo, con cui noi siamo rinati alla vita. Grazie Ginetta. Una brevissima cosa. Grazie a te. Volevo chiedere a Pino che cosa rappresenta per lui il teatro. Per me, attenzione, per me il teatro
è come una vita. La fantasma. Per me il teatro è come la vita. Presenti. E forti e continuare. E questo vale perché il teatro non comincia. Allora, tu mi dici che quindi il teatro per te è si deve fare perché è una cosa che si deve fare nella vita, perché? Perché la vita continua, avanti. La vita continua, va avanti, per cui il teatro, essendo come la vita, così come la vita va avanti, il teatro deve andare avanti. Grazie. Ginetta e Pino, grazie. Dammi la mano. Ma dove ho conosciuto Ginetta e Pino? Io Ginetta e Pino li conobbi, grazie ovviamente sempre a Retroscena, in un luogo all'interno di quattro mura, una decina di anni fa, all'interno di un carcere. Un carcere che un artista tanto rigoroso quanto visionario ha trasformato da 30 anni a questa parte in un trampolino di lancio, di schegge di verità, di bellezza, visioni assolute, e mi riferisco ad Armando Punzo. E Andrea Salvadori. Tra materie putrescenti dell'universo e dei multiversi, e anche quando il nostro sole finirà, nulla finirà, il nulla indefinibile sarà comunque vita che continua in altre forme a noi sconosciute e impossibili da immaginare. Saremo minerali che galleggiano, che si disciolgono, mutano e si fondono insieme ad altri. La nostra paura sarà raccontata in ricordi di storia, in altre forme di libri. Tra secoli e secoli e infinitamente oltre, non saremo più noi. L'eterna lotta tra il bene e il male sarà buffa constatazione di dicotomia del passato, e l'impossibile di oggi sarà soppiantato dall'impossibile di un tempo futuro che guarda a sua volta il suo futuro, che non sarà nemmeno più tempo futuro, presente e passato. E se anche l'uomo, che non si definirà nemmeno più uomo, si distruggerà e distruggerà tutto con sé, non distruggerà niente. Al bivio odierno del bene e del male già si oppone in noi la visione di un'altra possibilità nel mondo dell'oltre oggi. E chi riesce solo a pensare ancora in termini di forze contrapposte è perché disperatamente tenta di leggere il nostro futuro attraverso le categorie attuali, e non riesce a comprendere che questa dicotomia è superabile da una forma attualmente inconcepibile e insostenibile ai più, che uomini poeti già presentano e incarnano nelle forme attualmente possibili del male e del bene. Non ci sarà più bisogno. Noi lavoriamo per un tempo futuro che non è fine e causa del nostro tempo attuale. Attualità ridicola è da non rincorrere come ignavi dietro alle nostre bandiere bianche macchiate del nostro sangue timoroso. Sangue che è coraggio d'amore è ancora da venire. Il sangue dei conflitti e dell'idea di convivenza è materia, è minerale che scorre per adesso tra mura umane. È vita che cerca una soluzione impensata, ma che è già scritta come mutevolezza in un disegno infinito che è in noi, è tutto in noi e fuori di noi. Noi
non sarà più niente, e anche io e tu, segni grafici e vocali primordiali di conflitto, guerra, amore, definizione e limitazione per paura, avranno termine. Sarà superata l'attuale impossibilità di concepire altra azione di coraggio fuori dall'odierna coscienza di azione. Azione che si tramuterà in inazione felice. Per consolarci, possiamo pensare che forse un bambino ci studierà ancora in antichi libri di storia, ma anche questo sarà poi dimenticato, perché saremo comunque altro, ed è auspicabile che ciò avvenga e che la nostra forma muti a favore di altre forme che dimentichino l'uomo, che non assumano in sé ciò che ora siamo e vogliamo essere. Dentro pensiamo di avere solo il reale, la realtà che ci abita e che ci possiede, e questo produce il mondo in cui siamo sprofondati. Sembra non esserci spazio per altro. Il teatro, il mio teatro, che vorrebbe vedersi cancellato da una nuova realtà capace di superare la sua attuale funzione, soffre, soffre di questo suo ostinato persistere e cerca il modo di non ripetere l'esistente. La sua persistente esistenza segna la sconfitta della realtà, ma nemmeno questo basta. Non basta questa vita, non basta questa vita rappresentata, vissuta e sognata. Non c'è rischio, non c'è nemmeno peccato, non c'è vita, non c'è desiderio di qualcosa di grande, di infinito, di immenso. Ciò che è altro, ciò che è grande, lo misuriamo con la scala della nostra attuale insufficiente natura. Dalla rete delle azioni a noi attualmente possibili, scegliamo i nostri sconfinamenti, le nostre piccole apparenti trasgressioni, il nostro adeguarci, il nostro misero arrenderci. La città ideale nasce qui, come città smembrata, come parola ideale, come frattura del pensiero automatico, come azione ideale, come pensiero ideale. Non possiamo che continuare a urlare le nostre utopie, quelle concrete e realizzate, quelle che verranno come giorni di luce futura, spiragli tra rocce di vita, quelle che attendono di essere portate in grembo, accolte come fragili figli del nulla, quelle che meravigliano tutti, ma che tutti rifuggono come un piacere che sa di dolce peccato, che ti tenta e che ami veder realizzato sempre in altri, perché ti difendi, perché sei fragile, perché hai paura dell'ignoto, perché sei debole. Dentro, in segreto, attenti al mare nero che le infetta, le difendiamo da ogni contaminazione. Nella città ideale deve accadere qualcosa di assurdo, di incontrollabile, di inaspettato, di estatico, di estremamente rischioso, di improvviso inevitabile abbandono di sé, di irrefrenabile puro desiderio, di totale annullamento, di sconvolgente apertura, di momentanea, folgorante libertà assoluta. Come se il mondo, come se il mondo dovesse cominciare solo ora. Armando Punzo e Andrea Salvadori. Bella lotta tra te e Cugine, però, eh? Allora, Armando, perché Michele ti chiama architetto dell'impossibile? Non è che lo chiamo io. Beh, lui ha fatto rimbalzare questa, esatto, questa, ho evocato, ha fatto risuonare. Ma credo, ma vabbè, insomma, la nostra storia, 30 anni all'interno di un carcere, insomma, se questa esperienza non doveva nascere, alcuni insomma, l'hanno sperato molto, forse evidentemente. È evidente che lì abbiamo provato a immaginare cose che sembrano impossibili, ma che non sono assolutamente impossibili. Secondo me questa storia, la nostra storia, invece lo dimostra tranquillamente, così. Allora, un titolo di un suo libro, vabbè, 30 anni dalla Compagnia della Fortezza, ma stabile ci diventa? Tocco un tasto dolente, un vulnus, una ferita? No, guarda, proprio stamani c'è stato un ennesimo incontro proprio prima di venire qui di corsa con 10 persone, ingegneri, vigili,
Si sta lavorando in quella direzione. È ai vinti che va il suo amore, è un testo di Armando Punzo di 5 anni fa, e io lo trasformo, faccio una parafrasi e dico: è ad Armando Punzo che va il nostro onore. Grazie. Grazie. Grazie ad Andrea Salvadori. Grazie. Bene, che succede? Io sposto il leggio, tu fa qualcosa? Sì, io credo che in realtà il leggio debba rimanere, perché dopo c'è una persona che deve arrivare sul palcoscenico. Ah, quindi dovrei stare qua. Che okay. Tu mi avevi promesso di presentarmi, infatti, ed sì. È un... Sì. Dopo l'architetto dell'impossibile mi hai promesso che sarebbe arrivato un... Guerriero della luce. Allora, quando tu immagini il guerriero della luce, immagini una figura alta, luminosa, imponente, la spada laser, è così? Tipo Star Wars. Invece no, non è proprio così, non è alto, diciamo così, no. È scuro, è anche calabrese di origine, però è un faro della scena italiana, e soprattutto uno dei primi che è riuscito a far dialogare il teatro con le arti multimediali, con il laser, con le tecnologie. E in due nomi, cioè due parole, Giancarlo Cauteruccio. Ma ricordo quando a mamma la robava i lenzuoli per giocare a teatro con Peppino ed Alfonsina, e me ubì, mi trovo qua giù teatro veramente, faccia tutta chissà gente. Che brigogna, io mi sento un culo nudo, stuta luce! Il canto dei nuovi emigranti. Volevo fare un'altra cosa, ma in questi giorni mi è ritornata alla mente questa poesia, e oggi, venendo da Firenze a Roma, l'ho tradotta in dialetto calabrese. Ninniamo. Duiume Aaron, da Gianesi Neri. Andiamo con 10 centimetri di terra su te scarpe, cure mani toste, chine de raggia, senza niente, niente, ho credo, le quaglie di bastioni. Ne andiamo giù maledetti, i paesi giù biechi, giù stanchi, a rulevante delle disgrazie. Ne andiamo scomunicati, senza più sentire un nome Calabria, un nome Disperazione. Troppo tempo siamo state sulle montagne, ma non ne scendiamo muti per scorciatoie di nebbie nebure. Troppo tempo anni contai fatti, chiamano onore una corteggiata, e disgrazia ad avere padrone. Troppo tempo anni sta gitto, quando abbiamo parlà ma vivi battiati, dannati, violenti, sanguinari, con ragazzi inchiodati in tra la corcia, ma morti andiamo verso i confini, unni chiamati, unni richiamati. Addio terra.
terra mia longa, silenziosa. Siamo tutti lontano, latitanti. Restano i zappone a riva della porta, i cieli e vigne, e pietre de sale su pa buffetta. I vecchi non si muovono da seggia sole, pura malattia sui polmoni. Restano le femmine consumate, le nove a nove mesi, con le macchie da denutrizione, da fame, raddolorate. La vanno, cusienno, cucinando su pa due mattoni, cogliendo spine e cicoria. Nua vivi, nua morti, imbicati cento volte, e ne siamo già aiuti, de notte, come lupi, come contrabbandieri, come ladri. Ma milioni di macchine esciano targate Magna Grecia, si mette giacchetta appiccata entro le baracche dell'Europa. Addio, terra. Giancarlo Cauteruccio. Certo, certo, tu che mi hai annunciato come l'uomo della luce, io che vengo qui a leggere una poesia bellissima di Antonio Costabile, sì, pubblicata nel 64, insomma è un po' un controsenso, come lo giustifico ora? Ah, no, questo fatto. Giustifico in questo modo, e in questo modo ti liquido pure, cioè che un guerriero della luce non è colui che si prende sulle spalle le responsabilità del mondo, ma è quello che sa affrontare le sfide del momento. Ah, ti piace? Questo è molto bello. Ti piace, vero? Allora, così te ne puoi anche andare. Allora, luce a tutti. Grazie. E in particolare a te, che sei tu un guerriero del teatro. Ti ringrazio. Grazie. Mi piace. Grazie. E a proposito di sfide, intanto... Sì, scusami. No, lo faccio io, non ti preoccupare, no, posso anche fare qualcosa. Ma a proposito di sfide, invece di coraggio, guarda chi abbiamo tra poco nella clip, guarda. Nella clip è bruttissimo. Oddio, nel filmato. La mia vita è divisa a metà. C'è un prima e c'è un dopo. Il confine è un guardrail che si strappa le mie gambette dal ginocchio in giù il 22 agosto del 2005. Chiunque, se ha un briciolo di fede, in quei momenti non puoi non pregare. Gesù, grazie! Già! Io cercavo di fare questa Ave Maria che non riuscivo a finire perché il dolore mi impediva di ricordare le parole. Che meraviglia! Oddio! Bambina, non piangere! E in qualche modo comunque quell'accenno di preghiera qualcuno l'ha ascoltata, perché insomma alla fine, anche se ho due gambe finte, sono viva e sono qua che racconto quello che ho fatto. Quando ho corso la prima volta ho pianto dalla gioia, perché mi sono emozionata banalmente soltanto a muovere le braccia o a sentire il vento tra i capelli. Io ho pianto perché in quel momento ho pensato: sto correndo e lo sto facendo con due gambe finte. È una sensazione immensa che non si può descrivere. Se avessi una bacchetta magica e un solo desiderio da esprimere, una cosa è certa. Io non tornerei mai indietro. Alleluia.
Cace. Benvenuta, Giusy, che bella che sei. Allora, vieni, voglio farti una domanda. Ecco, subito. Sì, perché io voglio chiederti una cosa, sono molto curiosa. Perché io ho iniziato invece col teatro a 14 anni. Tu hai vinto nel 2012 a Torino i 100 metri in 15 minuti e 50, hai imposto il record europeo. Superati, Ho fatto molto meglio. Guarda che per un atleta leggere i tempi è pericoloso. Nel 2012, infatti, poi ti sei superata. Però quello era il record europeo in quel momento. Nel 2013 hai scritto un libro, Con la testa e con il cuore si va ovunque, edito da Mondadori. Nel 2014 hai vinto ballando con le stelle. Ci hai capito? Ecco, adesso no? Chi te l'ha fatto fare? Hai raggiunto tutto il pubblico, gente dappertutto, ti conoscono tutti e poi hai ricominciato con il teatro che ha una diffusione tutto sommato abbastanza limitata. Perché? Ma guarda, in realtà io semplicemente amo le sfide e credo di aver vinto la sfida più grande proprio il 22 agosto, perché il giorno dell'incidente non ho perso i sensi, ho visto la morte in faccia, non ha per niente una bella faccia, non accettavo di morire lì in quel modo, in quel momento, quindi poi quando mi sono svegliata dal coma ho provato un grandissimo senso veramente di gratitudine alla vita e quindi ho deciso non di sopravvivere ma di vivere e di bere ogni cosa della vita come fa un assetato nel deserto. Questo mi ha permesso di alzare l'asticella e di anche stupirmi io stessa delle tante cose che riuscivo a fare. Io ho fatto delle cose che 10 anni fa, se uno mi avesse detto scommetti e mettile per iscritto, non lo avrei fatto. Se l'avessi fatto probabilmente avrei perso. Mi sono meravigliata in prima persona. Però vedi la vita quanti regali fa. Mia madre dice sempre Dio toglie ma dà, e quindi mi avrà pure tolto le gambe, però in qualche modo sono riuscita a raccogliere talmente tante cose che poi ho avuto la possibilità di mettere a disposizione degli altri, e questo mi ha fatto sentire una persona migliore, questo mi ha dato anche la carica, mi ha aiutato a dare un senso a tutto quello che faccio e a volte anche un pochino a quello che rappresento per tanti che hanno la voce più debole della mia. Quindi se questo sicuramente mi ha aiutato a non arrabbiarmi con la vita, a non diventare, no, quello che si dice un po', io i disabili li divido un po' in due categorie, cioè il disabile rancoroso, quello che se la prende col mondo e perché tutto va storto e perché, sai, a volte una malattia, un incidente, affrontare il dolore non è facile, pensi sempre ci sono i delinquenti che scoppiano in salute e te che non hai mai fatto male a nessuno, perché devi perdere due gambe? Ho capito che non c'è un perché, o se c'è forse non c'è dato saperlo, e quindi è meglio non chiederselo e, come diceva il direttore, condividiamo tutto quello che di buono e di bello riusciamo a fare per diffondere un po' di energia, perché ce ne vuole. E Michele non ce la fa proprio. Applauso. A dove eri? Io ascoltavo. Sole. Dove eri nascosto? Gli avevo chiesto, lasciami sola un attimo con lei. Sì, lo so. E lui ha visto che ballo. Infatti vedi, vi ho lasciato proprio. Ma infatti andiamo alla luce, venite. Subito un pezzo di legno, non volevo avvicinarmi, nel ballare dico. Allora, c'è un record che non hai ricordato di Giusy Versace. Silenzio. E che batte anche quello di Bergonzoni, gli fai una domanda e lei ti parla per un quarto, no? È assolutamente invincibile. Sono un fiume in piena. Esatto, ed è bello così. Io volevo però dire un'altra cosa, un'ultima cosa. Nel pensare a te, nel guardarti, nel vedere quello che hai fatto, a me è venuta sempre in mente una frase di David Maria Turoldo, che diceva che è molto bella, la trovo molto bella e anche molto in sintonia con i miei travagli, e cioè che la fede non è un dono, o meglio, può essere anche un dono, ma è anche una conquista. La fede va cercata. Secondo me, guarda, io ho un grande rispetto per la fede, per le religioni in generale, poi io lo chiamo Dio, qualcuno lo chiama in un altro modo, ma secondo me credere a qualcosa di più grande, di più forte, ci aiuta a dare un senso anche al nostro passaggio qui, a tutto quello che facciamo. E questo sicuramente mi ha aiutato anche a guardare ogni giorno come un dono, perché di fatto ieri è il passato e non lo cambi, domani è il mistero e non sai cosa accade, oggi è un regalo, e se tutti imparassimo a guardare ogni giorno come un regalo, io sono convinta che anche nella giornata più storta
un motivo per cui sorridere, se lo cerchiamo c'è, e questo ci aiuta, soprattutto la fede, a vederlo. O comunque questa è un po' la mia ricetta. Magari tu non hai capito, se non lo interrompiamo lei va avanti per altre 3 ore, cioè, ed è bellissimo e sentirti. Quindi grazie. Grazie Giusy Versace. Auguri, grazie. Complimenti, grazie. E soprattutto voglio dire una cosa, se sì. posso, perché va... Ma per carità. No, va soprattutto perché voi avete raccontato il mio spettacolo. Sì. E sinceramente, al di là che io non faccio questo di mestiere, ho voluto mettermi a disposizione degli altri raccontando la disabilità con normalità. Grazie per averlo fatto, per avermi aiutato, perché è stata una scelta coraggiosa. È una delle nostre mission. E portarla alla gente, perché era quello che volevo. Grazie. Grazie a te. Auguri ad Maiora. Ciao. Andiamo di là. Spesso si dimentica come l'educazione dell'uomo avvenga in modo teatrale. Il bimbo apprende in modo nettamente teatrale come comportarsi. Sono avvenimenti teatrali quelli che formano il carattere. L'uomo imita i gesti, la mimica, i toni della voce. Il teatro è, per così dire, la più umana, la più universale di tutte le arti, la più istintivamente praticata, la più naturale forse, perché è presente non soltanto sulle scene, ma anche nella vita. E l'arte teatrale di un popolo o di un'epoca deve essere giudicata come un tutto unico. Questo è il motivo per cui vale sempre la pena, per chi vive del teatro, per chi ne fa professione, di parlare con chiunque lo ami e di fare di tutto perché inizi ad amarlo anche chi non lo conosce e non ne vive. Questo è uno degli scritti teatrali di Brecht, che è nume tutelare, insomma, di tanto del lavoro che io a teatro ho fatto e continuo a fare, e volevo condividerlo in questa serata speciale alla quale non posso purtroppo fisicamente partecipare, perché è un modo, credo, non solo per fare gli auguri per i 10 anni di Retroscena, ma anche per festeggiare il teatro in generale e festeggiarne il compito, secondo me, più importante, ovvero quello di insegnarci a noi tutti come stare meglio al mondo. Grazie, e voi che potete, insomma, brindate. Un abbraccio. Buon compleanno Retroscena. 10 anni sono importanti, soprattutto perché sono 10 anni che hanno dato un contributo importantissimo per l'analisi e la riflessione sul teatro. Io sono stata invitata tante volte in questa trasmissione e ho avuto modo di capire anche dei passaggi del mio percorso di artista. Quindi, che dire, sono felicissima di essere qui e di augurare a questa trasmissione ancora altri 100 anni. Il teatro è stata sempre la mia ancora di salvezza e credo che lo sia finché durerà l'umanità, perché è il luogo dove si può capire la vita e soprattutto dove è possibile fare delle cose che nella nostra piccola quotidianità non riusciamo a fare, non abbiamo il coraggio di fare. Quindi, insomma, il teatro è il luogo del coraggio e quindi sono convinta che bisogna continuare ad averne tanto. A proposito di fede, di dono, di conquista, allora diamo spazio e voce a un artista amico di Retroscena e di TV 2000 che secondo me ha saputo tradurre in testi teatrali la fede, ma anche la lotta, anche i travagli e le epifanie che ha vissuto di persona. Giovanni Scifoni. Dice il Talmud, che è un libro degli ebrei, c'è Monio Vaglia qui, quindi è finita, mi interrompe adesso. Dice, Dio ha messo nell'uomo l'impulso delle passioni, ma ha dato la sua parola come antidoto. Origine di Alessandria, chi era? Era un monaco anacoreta del secondo secolo d.C., era un uomo tosto, purissimo, era...
un grande esegeta, un faceva dei digiuni impressionanti nelle grotte, nel deserto, traduceva le sacre scritture, le rileggeva, le traduceva, le commentava, forse il più grande commentatore delle sacre scritture di tutti i tempi. Però il povero Origene c'aveva un problema. Un problema molto raro, non ce l'ha quasi nessuno, il problema di Origene. A Origene gli piaceva tanto, la femmina. Però lui voleva fare il monaco, voleva vivere in castità, però questa femmina lui se la sognava di giorno e di notte, stava nel deserto di Alessandria, non c'era un'anima nel deserto di Alessandria, ma come... Poco a poco vedeva una nuvola, pam, una femminona bianca, grassa, pannosa. Vieni Origene, vieni da me, sono qui. No, no, via Origene, distogli lo sguardo, guarda la roccia, la nuda roccia. Liscia roccia, nuda roccia, un ciuffo d'erba, pam, femmina. No, via, guarda il deserto Origene, non c'è niente nel deserto, guarda, è bello il deserto. Non c'è niente, guarda le dune del deserto, guarda che bel paio di dune, pam, no. Via, intanati nella grotta, nella tana, donna nana, tutta pam, no! La parola di Dio è l'antidoto alle passioni umane, solo la parola di Dio può placarmi, placa i miei ardori, parola di Dio, placa i miei ardori, parola di Dio. E Davide vide Bezzabea che faceva il bagno, Davide è un malato di femmina peggio di me, no, qualcun altro, chi c'è qua? Sansone, sì, capirei, quello ci ha perso i capelli, ci è diventato cieco a forza, qualcun altro, Onan, ecco, ci mancava Onan, no, qualcun altro, e fecero bere del vino a Lot, loro padre, la piccola andò a coricarsi con lui. Ma questi sono dei porci incestuosi, chi c'è qui? Abramo, metti la mano sotto la mia coscia e fammi giurare per il Signore. No, cantico di cantici, il tuo ombelico una coppa tornita, e no, qua ci vuole un profeta magro, vecchio, depresso. Geremia, perfetto. Geremia, dimmi qualcosa di triste. Geremia, dimmi, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Bravo Geremia, mena. Io sarà come un tamerisco nella steppa. Sì, io sono un tamerisco, sono proprio un tamerisco. Dimorerà in luoghi aridi nel deserto, ombelico di Bezzabea. Dimorerà in luoghi aridi e giura sulla coscia. Dimorerà nella coscia di Bezzabea. Non basta, Signore, la tua parola non basta. Se il tuo arto ti ha occasione di scandalo, taglialo. È meglio che perisca uno dei tuoi membri anziché tutto il corpo cada nel fuoco della Gehenna. Zac. Ora va meglio. Sì, Signore, ora va meglio. Adesso nessuno ci disturberà più. Siamo finalmente soli, tu e Dio, Signore. Ma da quel giorno il grande talento esegetico, la mente sublime di Origene, appassì. Il vescovo Demetrio gli negò l'ordinazione sacerdotale e il povero Origene passò il resto della vita a pentirsi del suo gesto. La parola di Dio è antidoto delle passioni umane, è vero. In ebraico, tavlin significa antidoto. Però aspetta un attimo, ti faccio vedere una cosa. Allora. C'hai paura? Succede niente. Senti qua, che senti? Beh, sei proprio un cane da tartufo. Diciamo, cane antidroga. Cioè, generalmente come si chiamano queste? Spezie. Ecco. Sai come si dice spezia in ebraico? Io manco, ho letto su Wikipedia. Si dice tavlin. C'ha il doppio significato! Per cui la traduzione è un'altra. La parola di Dio è spezia.
spezia delle passioni umane, le condisce, le rende saporite, sante. San Paolo era un violento, ma ha condito la sua violenza e con violenza ha dato la vita per il Vangelo. Conditevi con il tavlin, conditevi, conditevi. Santa Caterina da Siena, quella era una rompiscatole ossessiva, però ha condito la sua tigna ed è diventata proverbiale, è andata a piedi fino dal Papa, l'ha preso per le orecchie, gli ha detto: il Papa a Roma deve stare, l'ha visto, biscro di un Papa. E poi ha preso la carrozza e è tornato fino a Roma, eh! Tutti i santi hanno fatto così! Conditevi con il tavolino! Origene è stato un grande uomo, ma non è un santo. Sul calendario non c'è San Zac! Grazie. Compagnone. Beatrice, che fa? Se ne sta là? Non ho visto che cosa. Stati solo con lei perché tutta la sera che mi tratti male. Ma allora, no, ha visto, ha fatto il vestito. Non sono per niente gelosa. Il tuo vestito assomiglia all'araba fenice, in effetti, quello che vabbè, l'hanno tolto. allora, a questo punto, noi continuiamo a parlare di coraggio e siamo nel finale, quindi ci siamo arrivati. C'è una persona, un amico, un artista con cui vogliamo chiudere e che voglio invitare a salire qui sul palco ed è, uso una sua frase per farlo accedere qui al Parco dell'Argentina, e cioè sul palco lui dice: come nel Regno dei Cieli si può accedere solo con un cuore di bambino. A dire queste parole è Dario D'Ambrosi. Ciao, allora, come va? Ti incontrano adesso. Molto meglio baciare te comunque. Ma guarda, io non l'ho detto, ma insomma.
C'è la CLAC ovviamente, c'è sì, i fans. Sì, allora io innanzitutto vorrei ringraziare una persona che ci ospita qui, Antonio Calpi, che tra l'altro ieri eravamo a una festa hollywoodiana a Milano di un'amica, Andrea Rusciamman, manco ci siamo visti, ci siamo ritrovati, chissà chi c'era, ritrovati qui. E non so chi è che ha detto prima che il teatro comunque ti aiuta, a me ha salvato la vita. Sono andato a giocare nel Milan, pur purtroppo, essendo un grande tifoso interista, tu lo sai, lo benissimo, e dallo stadio di San Siro finisco dentro un manicomio, il Paolo Pini di Milano, dove lì capisco che c'è un mondo incredibile, c'è qualche cosa che veramente bisogna raccontare, e che cosa meglio del palcoscenico puoi raccontare queste storie. Incomincio a raccontare queste storie di personaggi che ho conosciuto personalmente dentro questo ospedale psichiatrico quando sono entrato, cioè avevo 19 anni, ma adesso siamo arrivati a un momento bellissimo. Tu fai 10 anni di anniversario, quando è anche l'anniversario della 180, la chiusura dei manicomi in Italia, e io sono orgoglioso che con i miei ragazzi abbiamo rappresentato l'Italia alle Nazioni Unite il 4 di dicembre, giornata mondiale della disabilità, dove abbiamo detto al mondo intero che siamo stati il primo paese a chiudere i manicomi, ma anche il primo paese in Italia, a Roma, al Teatro Patologico, che abbiamo aperto con Tor Vergata il primo corso universitario al mondo di teatro integrato dell'emozione. Gli abbiamo detto a tutti i rappresentanti del mondo: potete farci tutte le critiche che volete, ma sulla disabilità siamo più avanti di voi di almeno 100 anni. Perché non dimentichiamoci che in molti paesi questi ragazzi li tengono ancora in certi luoghi che meglio non neppure immaginarli. Perciò siamo stati 2 settimane fa al Parlamento europeo, per fortuna. Voglio ringraziare le famiglie che sono qui presenti, che veramente sostengono tantissimo il Teatro Patologico. Abbiamo delle grosse tournée. Prossimo anno faremo Los Angeles, Shanghai e Toronto, perciò siamo orgogliosi di portarvi insieme a noi in giro per il mondo per dire che qui a Roma è nata la vera rivoluzione per quanto riguarda la disabilità. Grazie a tutti. E io voglio chiederti un regalo. Sì. E far salire i tuoi ragazzi. Sì. Per farmi un regalo ben preciso, che tu sai qual è. Lo so benissimo. Allora intanto chiamo Giuliana, la nostra collaboratrice. Alessandro e Valeria. Dai, su ragazzi, veloci. Alzatevi intanto, eh. Andrea De Dominicis, Andrea Spinieri, ok, poi Andrea Ferrari, perfetto, li dobbiamo sistemare. Alessandro, se mi dai una mano, dai. Allora, Roberto, Alessandro e Valeria, se iniziano da qua. Occhio. Un finale allora, più difficile non me lo potevo cercare. Eh? Un finale più complicato no, non me lo potevo cercare. No, infatti se lo facevamo all'inizio, okay. Lui è Francesco, Santa Lucia è il nostro compositore. Allora, Beatrice, mi sono perso. Salì, ciao. Alessandro. Bene. Ce l'abbiamo fatta, dai, forse Michele. Ce l'abbiamo fatta. Allora, ok, 1, 2, 3, giriamoci. Vediamo che succede. Giriamoci tutti. Vediamo che succede. Allora. Che il teatro. Allora, dovrebbe succedere che si dovrebbe leggere. Non sopravvive. Passate un po' la mano. Ma vive. Bene. Grazie Michele. Allora, teatro viva, non è stato faticoso, però insomma è arrivato, credo. Il fatto che volevamo
Volevamo chiudere con il motto di retroscena. Io ho questo sogno e Dario me l'ha regalato. Se volete, potete anche dirlo tutti voi in coro, sarebbe per me ancora da sottolineare ancora meglio. Vi posso dare il via al 3, che il teatro non sopravviva ma viva. Non li facciamo rigirare, ma insomma lo sapete, va bene? 1, 2, 3. Che il teatro non sopravviva ma viva! Vorrei un minuto solo Mario Incudine con me. Mario Incudine, eccolo! Allora, è il momento dei saluti e ringraziamenti, ovvero il più tremendo, quello che ammazza completamente le serate. Allora io ho pensato che per evitare questa ulteriore definitiva bastonata, li rendiamo un pochino più divertenti e artistici, sfruttando l'ars non solo retorica ma insomma puntistica di Mario Incudine. Lui elencherà tutte le persone da ringraziare alla sua maniera. Bene, allora però mettiamo le mani a tempo, così facciamo un conto ritmico, ok? Proprio. Andiamo con le mani. Miriam Mariani, Claudio Longhi, Matteo Tarasco, Paolo Ruffini, Massimo Ruffini, Lucio Brunello, Ivan Tomassei, Gianfranco Cardinale Ravasi, Pompini, Monsignor Domenico, Piero Monfrangiccia, Danilo Monsignor Vicano, Andrea Melodia, Vincenzo Corrado, Franco Alendi, Ammirati Don Antonio, Facotto Gabriella, Falabretti Don Michele, Milani Don Davide, Nicola Claudio, Buzzonetti Paolo, Mastrotti, Tobai, Screpanti, Enzo Geri, Facciamuti, Regista Berrazza, Vinco, Porcelli, Gallo, Tecnici, Malatesta, Liviana, Pincia, Media, Giannotti, Quattrini, Scianca, Lepore, Fazzi! Allora, è stata, devo dire, una genialata, perché se uno dice non mi hai ricordato in mezzo a questo delirio di confusione però da Babilonia, ma li abbiamo detti, ma io, tutti. Io posso dire qualunque cosa tutti, a questo punto, li abbiamo io detti vado tutti. A Ceri, ma non si capisce bene, però ci se tenevo. Andate poi in Rewind ci sono tutti, esatto, no? Ci tenevo comunque, sì, non è il momento, dobbiamo chiudere, no per carità, assolutamente non mi hai fatto nulla, pensavo volessi parlare come Dario nel caso, perdono. Assolutamente no. Volevo però, ci tenevo insomma a scandire bene le parole di ringraziamento nei confronti di i collaboratori, diciamo, fissi di retroscena, ovvero Goffredo Merolla, grazie, un applauso. Patrizia Vitrugno, è l'ultima delle stagiste, last but not least, insomma, anche se non ultima in ordine di importanza, Angela Ariano, che si è trovata in questo delirio dell'organizzazione di questa festa. E anche ci tenevo a ringraziare un operatore storico di retroscena con cui abbiamo vissuto anni e anni di esperienze, faccio il nome suo per tutti poi gli altri operatori, ovvero Massimiliano Topai. Grazie. Bene, vi saluto. Allora, vi saluto in questo modo. Come avete visto, questa serata, l'avete probabilmente notato già quando siete arrivati a teatro, è stata dedicata a un giovane che ha perso la vita nei giorni scorsi. Perché? Perché era mio nipote, e non solo. Perché era lui. Grazie. Perché era un talento di onestà, di creatività, di caparbietà, di purezza, e per, anche un esempio per tanti giovani che potranno seguire le sue orme. È stato anche già istituito un premio e in 4 anni lui ha ottenuto quello che normalmente nel suo settore altri professionisti ottengono in 40 anni, ma anche perché aveva a che fare col teatro, cioè avevamo realizzato una puntata speciale di retroscena proprio sul rapporto fra teatro e cibo, e grazie a questa sua capacità fantasiosa di tradurre in questo modo la sua, il cibo stesso, e noi rimanderemo questa puntata, vi voglio dire, il martedì 10 luglio in seconda serata, ma anche perché era il più giovane chef stellato d'Italia, aveva questo record e evidentemente di stelle ne meritava molte di più, se ne è andato a prendere nel firmamento. Allora, chi non crede sa che come scriveva Ezra Pound, ciò che tu sai amare rimane, non sarà strappato da te. Ciò che tu sai amare è la tua eredità, il resto è scoria. Però a chi crede, come me, o perlomeno ci prova,
sappiamo che lo rivedremo e che sarà bellissimo. Grazie Alessandro. Grazie a tutti. Posso salutare Gianluca Foresi? Grazie Gianluca. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a Michele Sciancalepore, che è sempre veramente un cuore buono. Grazie anche a voi. Beatrice, Gabriella, compagnone.